Però, se voi siete qua, immagino che sia sì la risposta, il sottotesto, però bisogna capire all'interno delle vostre organizzazioni se tutti la pensano nello stesso modo. Perché? Perché all'interno potrei avere, uno, quelli che sono scettici ma ti lasciano fare, due, quelli molto più pericolosi che non ci credono e ti mettono i bastoni tra le ruote ogni due per tre. Voi fino a un po' tirate, ma poi dopo... Sì, o ve ne andate voi? Ma... È difficile se ne hanno loro. Però tanta energia nelle tensioni interne. Allora, una governance decisa a fare attività di fundraising. Questo è importante. Vabbè, qui è una slide dell'orchestra e il suo direttore. Perché? Perché molto spesso cosa succede? Succede che chi ha il governo dell'organizzazione banalmente individua l'eroe solitario. E poi dopo, non so, non ha tempo per andare agli appuntamenti, non ha tempo per vedere insieme il piano di fundraising piuttosto che analizzare il progetto, non dà e non passa una mezza relazione che sia mezza. Per cui cosa succede? Succede che c'è uno distacco. Per cui l'eroe solitario del fundraising tira finché riesce e finché dove riesce ad andare da solo, ma ad un certo punto molla anche qua. Oppure fa quello che può, però è un minimo, cioè nel senso che può essere che ci sia una visione strategica dell'organizzazione e poi uno che fa l'attività di raccolta fondi che però va in un'altra direzione, perché se non si parlano banalmente è molto difficile. L'altra cosa è che fare attività di raccolta fondi ha molto a che vedere anche con una dinamica di leadership. È per questo che dicevamo prima. Il fundraising altera le relazioni, perché uno che si occupa dell'attività di fundraising dell'organizzazione, se esce sull'esterno con la sua attività, diventa un po' il leader, un po' il rappresentante dell'organizzazione, per cui ci deve essere qualcuno che glielo lascia fare. E se partono le invidie e le gelosie interne, apriti o cielo. Non andiamo da nessuna parte. Però questi elementi che detti così sembrano abbastanza banali, però poi rischiano, se io non li valuto, sono convinto che imparo due o tre strumenti, li porto nella mia organizzazione, che questi da soli servano e mi siano sufficienti per reperire dei soldi. Siccome invece è un processo, devo tenere presente che in un qualche modo, col tempo giusto, e nelle modalità giuste, che per ogni organizzazione sono diverse, devo coinvolgere bene o male tutta l'organizzazione in quella direzione. Altrimenti, come dice un amico e collega, anche se non è più il tempo, molto meglio chiedere un prestito in banca o fare un mutuo che fare attività di raccolta, cioè di fare fundraising. No, appunto, non è più il periodo storico. Però, secondo me è importante avere la consapevolezza che richiede un processo, una dinamica un po' più complessa a volte di quello che uno si immagina. Allora, quale attività di fundraising? Allora, a mio avviso ci sono un po' due modelli. Allora, uno che vede, ha un'attenzione, che è quello che mi chiedevate prima di riniziare, un'attenzione sulle esigenze economiche su un progetto specifico. Quindi diciamo che è un fundraising operativo. Devo fare questo progetto che vale 10.000 euro, 50.000 euro, 100.000 euro, trovo questi soldi che mi servono per realizzarlo. L'attenzione è lì. Un'altra visione che invece è più strategica, in cui entrano anche tutti quegli elementi di reputazione e di relazioni che l'organizzazione ha sul territorio e in cui vado a mettere a sistema quello che mi interessa maggiormente, almeno a me, secondo me, è che è più interessante. Il fatto che vado a traghettare e a dare fiato allo sviluppo dell'organizzazione nel futuro. Sono due dinamiche diverse, non è che una è bene e una è male. La logica è che una si concentra sul progetto e processo e banalmente finisce quello, tanti saluti e baci, oppure si inventa un altro progetto, oppure gestisce anche poi la relazione dei donatori come se fossero delle relazioni che mi accompagnano in un processo di crescita. Va da sé che poi il modo con cui io esplico lo sviluppo futuro della mia organizzazione sono dei progetti, perché mi servono per far vedere alle persone
quello che faccio e che riesco a realizzare, ma potenzialmente più bravo sono come le grandi organizzazioni, non so se vedete alcuni siti internet di quelli bravi che vanno sempre visti, però hanno più progetti in contemporanea e il mio donatore sceglie quale sostenere, ma sostanzialmente sostiene, condivide la mission e la strategia dell'organizzazione. Ora, in una fase di startup ne scelgo uno e che abbia anche degli obiettivi che siano raggiungibili, altrimenti mi deprimo dopo... Dopo i primi tre no, mi stavi dicendo? Ah, ok. No, adesso vediamo, però lo vediamo, perché ci sono strategie di fundraising e di raccolta fondi che sono diverse. Cioè posso avere delle raccolte fondi annuali, cioè sul fabbisogno dei servizi annuali dell'organizzazione che vanno banalmente a reperire le risorse sulla disponibilità, diciamo, del reddito delle persone sostanzialmente. Posso avere dei progetti speciali. Quindi non so, la realizzazione di una nuova sede, la ristrutturazione, lo start-up di un nuovo servizio, di un nuovo progetto, per cui nascono e finiscono e solitamente hanno e vengono comunicati con un'urgenza un po' diversa e sono un po' più impegnativi anche da un punto di vista economico. Posso avere poi delle campagne di raccolta fondi, una strategia che è sul raccolte fondi pianificate, per cui lasciti, fondi, in cui vado a lavorare anche sul patrimonio delle persone, non solo sul reddito. Se sono bravo li porto avanti in contemporanea, altrimenti può anche essere che inizio perché devo realizzare la nuova sede e allora è un progetto speciale. Però quello che dico io è di, perché è una cosa che sta succedendo, con una realtà dove va a realizzare la nuova sede, ha tirato su quasi 700.000 euro in 5 anni di raccolta fondi, sono entrati nella nuova sede, e si è afflosciato perché ormai il progetto era stato realizzato, per cui le persone che avevano sempre tirato è venuta anche un po' di stanchezza, no? Per cui dire cosa facciamo, erano partiti che l'obiettivo era quello e non tutto il resto dell'ambaradan, però si trovano con un patrimonio di donatori di quasi 400 persone, di cui alcuni che donano da 5 anni tutti gli anni più o meno nello stesso periodo dell'anno. Ora è un peccato perderli, per cui gli si proporrà di sostenere degli altri progetti o banalmente di passare dal contenitore, cioè dalla casa, al contenuto, cioè alle persone che ci vivono dentro. Però è un patrimonio che non curarlo più dal punto di vista relazionale sarebbe un po' un errore, perché è un patrimonio dell'organizzazione. Disegnati questi due approcci sono un po' così, quello che dicevamo prima. Adesso qua mi spiace ma è rimasta la scritta nera, qua c'è scritto fundraising. Allora, questo è un'idea operativa dell'attività di raccolta fondi, cioè io ho un eroe solitario che ce l'ho qui, ma non sarebbe diverso se fosse qui, ok? In cui gli dico tu ti devi occupare di fare l'attività di raccolta fondi. Capite bene che però qua lui non decide niente. Perché per decidere deve passare prima da questo, poi questo deve passare sopra. Qui non c'è una visione strategica, c'è eventualmente una visione operativa e basta. Però da un punto di vista decisionale è un po' poco incisivo. L'altra visione che invece secondo me va presidiata è un po' questa. Cioè che ci sia il cosiddetto ufficio sviluppo, cioè la funzione fundraising, che sia in capo alla governance dell'organizzazione. O perlomeno, se è messa qui, come se fosse area marketing, comunicazione e fundraising, però questo qui che partecipi, non so, esistono i comitati di direzione, che abbia comunque un contatto stretto con chi decide lo sviluppo dell'organizzazione. Perché così ha una visione anche di pianificazione sull'anno o sul triennio. Banalmente, gli obiettivi strategici operativi del fundraising devono coincidere con gli obiettivi operativi e strategici operativi del prossimo anno, i prossimi 2 o 3 anni dell'organizzazione, perché vanno di pari passo. Poi dopo può diventare il singolo progetto, ma singolo progetto che ha senso perché abbiamo deciso, come dicevamo stamattina, di andare lì. Nei prossimi 2 o 3 anni ci piacerebbe arrivare lì e allora tutte le forze di un'attività di questo tipo le concentro in questa direzione. Vedete che lì a fianco ci sta quello che dicevamo, il gruppo di fundraising, che è un gruppo informale
E come dicevamo stamattina, alcune organizzazioni hanno anche il comitato d'onore che lì è proprio testa, ma mi serve per accreditare da un punto di vista reputazionale l'organizzazione sul territorio. Ci siamo un po' sulla differenza. Allora, questo qua ve l'ho già detto. Allora, a mio avviso, in questo momento storico, il fundraising può essere uno strumento per ripensare anche nuove modalità di welfare e trovare soluzioni altre. Quindi, a mio avviso, bisognerebbe passare da una visione strategica, cioè da una visione operativa a una visione strategica, in cui io mi preoccupo di come traghettare e sviluppare l'organizzazione nel futuro, proprio perché abbiamo visto che se il pubblico mi dà sempre meno soldi, mercato, comunque, se non l'ho mai fatto, devo acquisire qualcuno che faccia marketing, comunicazione, barra un po' di commerciale, se devo andare a cercare dei clienti. Adesso, non so, onestamente, sono molto ignorante di come funzioni in Puglia, ma ad esempio in Lombardia sono arrivati i voucher. Sì, Anche qua? Ok. Per cui banalmente la famiglia, che magari è sempre venuta da me nel mio servizio, però sa in mano un voucher, decide lei dove spenderlo e gli è più comodo andare da un'altra parte, si sposta, perché è lei che ha il potere di spesa. Ok? Per cui banalmente io devo anche iniziare a fare comunicazione, a dirgli, oh, guarda che... Cioè, scegli me o resta da me, perché? Perché c'è la qualità, perché noi lavoriamo così, per cui un po' di comunicazione, marketing, devo comunque iniziare a farla. È un po' quello che si diceva stamattina, che oltre ad essere attenta solo ai servizi, e quindi ad un'attenzione sui singoli progetti, che molto spesso sono dei servizi, correggetemi però se dico delle castronerie. Devo iniziare a pensare anche a delle altre funzioni, perché la baracca sta insieme tutta, assieme, cioè sta in piedi tutta assieme. Ok? È per questo che io dico, secondo me il fundraising è un elemento di governance che mi può contribuire a sviluppare la mia organizzazione, perché di progetti ne dovrò fare sempre di più, con sempre meno soldi pubblici. E qui adesso io non voglio fare terrorismo, nel senso che poi non è che chiudono i rubinetti dopo domani, però se uno inizia a attrezzarsi o a iniziare a ipotizzare che potrebbero esserci delle altre modalità, secondo me si agevola il passo, perché arriveremo ad un livello, ad un momento in cui soldi pubblici non ce ne saranno più per tutti. E secondo me ci sarà un livello in cui anche il pubblico darà i soldi alle organizzazioni che dimostreranno di meritarseli, tra virgolette, cioè quelle che impattano di più sulla loro comunità, quelle che sono più in grado di gestire dei servizi, quelle che sono più in grado di fare innovazione su alcuni servizi, per cui secondo me stiamo già andando lì, per cui queste cose mi richiedono un grado di sviluppo dell'organizzazione tutta, al di là che vogliamo o non vogliamo fare attività di fundraising. Ok? Almeno per l'idea che ho io del fundraising, è molto legato a livello territoriale ad una dinamica molto di comunità, in cui allora, te sei l'azienda del territorio, bene, fai il tuo, dai da mangiare a X persone che lavorano da te. Io sono la cooperativa sociale o sono un'altra organizzazione no profit, anche io do da mangiare a X persone del mio territorio. Su questo siamo alla pari. Allora, te hai quell'obiettivo lì, pensa a non inquinare, io ho quest'altro obiettivo. Poi dopo c'è il parroco che fa delle altre cose, la RSA che ne fa l'altra, le associazioni del territorio. Iniziamo a ragionare e ognuno fa un pezzettino. E potenzialmente gli altri cittadini contribuiscono e diventano dei donatori, dei sostenitori o danno una mano, perché ognuno un pezzettino ci si prende carico delle fragilità. Cioè la logica per cui non è un problema mio, perché se ne occupa lui e i ragazzi sono da lui, anzi, ci sono su anche i muri per cui io non vedo e fingo di non sapere. Non sta più tanto insieme. Però abbiamo due, a mio avviso abbiamo due atteggiamenti. O ci aspettiamo che gli altri da soli di default comprendano, che può essere, però hanno dei tempi, oppure trovando le dimensioni, trovando il proprio stile, trovando una serie di accortezze,
siamo noi che dobbiamo, come dice, insegnare la gioia di donare e rendere un po' più palese, c'è qualcuno che dice rendere visibile l'invisibile, cioè rendere visibile quello che facciamo e quale utilità abbiamo all'interno del nostro territorio. E allora lì vi chiedo di essere partecipi e riesco a lavorare su quello che secondo me è molto importante, creare un senso di comunità. Che sono processi che sono più culturali che altro. Però un'organizzazione che inizia a fare fundraising inizia anche a preoccuparsi, occuparsi di queste cose. Perché se io devo uscire e a trovarmi dei donatori, e poi dopo è un po' questo che gli sto dicendo. Cioè, di aiutarmi a fare un pezzo di strada. Questo l'abbiamo visto, mi sembra che sia abbastanza chiara la mia posizione, cioè che il fundraising, visto come elemento di governance, perché? Perché mi obbliga a pensare alle relazioni dell'organizzazione, a pensare a quali sono i progetti che fanno innovazione, a ragionare di tutti i miei stakeholder, cioè chi sono tutti i le persone che hanno degli interessi o chi sono i miei portatori di interesse, per cui vado ad ampliare la mia mappa relazionale, per cui chi sono tutte le persone che intercetto, con cui entro comunque in contatto. Quanto sono radicata? Qual è il mio posizionamento? Cioè, vengo percepita peggio o meglio di altri? Cos'è che mi differenzia dagli altri? Cos'è che facciamo meglio che invece non facciamo, ma fanno meglio gli altri? Tutto questo poi con quello che viene definito la capacità manageriale, ma manageriale, cioè senza agitarsi o spaventarsi, cioè anche le associazioni hanno una capacità manageriale, banalmente è che compiti ci diamo e come li portiamo avanti, che struttura abbiamo, perché va da sé che se io sono da solo, siamo in due, dobbiamo fare i conti con noi stessi, cioè con le forze che abbiamo. E allora che qua dico, magari abbiamo bisogno di persone. Non so, lei sta facendo un lavoro immane, però è solo. Per cui va benissimo cioè, 100, quanti litri ha detto di latte che deve trovare? I 100.000 litri di latte, però va bene quello, ma forse per arrivare a quello ha bisogno di trovare delle altre persone che le diano una mano poi operativamente, per cui viene quasi prima, perché altrimenti da solo è un lavoro immane, non metto in dubbio che ce la farà, però poi dipende da quanto tempo si è dato per trovarli, si è dato un anno. L'altra è che io sono sempre più convinta, ma ultimamente si fa molto di questo ragionare, che il fundraising è un processo che mi può aiutare, cioè è un attrattore sociale, proprio perché abbiamo detto che è uno scambio, aggrega e porta attorno alla mia realtà una serie di persone, di relazioni nuove. Mi obbliga quasi banalmente a sedermi al tavolo anche con persone che la pensano diversamente da me per provare a ripensare dei modelli di assistenza pubblica, perché sappiamo tutti benissimo, poi soprattutto voi che ci lavorate dentro, che quello che ha funzionato fino a un anno e mezzo fa, 2 anni fa, non sta più in piedi, ma perché sono cambiati i bisogni, perché comunque continuano ad aumentare, perché i soldi pubblici non sono più garantiti, per cui è un momento storico. Immagino che queste cose le facciate già magari all'interno delle vostre centrali di relazioni, però in cui bisogna iniziare o comunque arriveremo lì a ripensare ad alcuni modelli di sostenibilità. Perché o la soluzione è chiudiamo i servizi, però con la consapevolezza, non solo nelle cooperative o in altre realtà no profit che le persone stanno a casa, per cui diminuiamo i posti di lavoro, quando invece il no profit fa il 4% del PIL, più o meno, più dei trasporti e di un'altra cosa, mi sembra. E nella cooperazione sociale il trend è in questi periodi di crisi, è di aumento delle assunzioni, soprattutto donne, mentre gli altri settori lasciano a casa. Per cui, o iniziamo anche noi a chiudere, però al di là del,
mutualità interna, per cui i posti di lavoro che saltano è che il bambino, la persona che ha problemi psichiatrici sta a casa o in mezzo a una strada. Il ragazzo che ho in comunità torna a casa sua dove viene menato, se non di più. Perché nessuno se ne occupa. Perché comunque anche il pubblico adesso, non so da voi, ma da noi è vada dalla cooperativa, vada dall'associazione, perché manco più, forse rispondono ai bisogni minimissimi, ma non sono più in grado di dare le risposte per tutti. Per cui bisogna banalmente mettersi lì e ragionare tutti insieme, in cui ognuno fa la sua parte. Secondo me parlare di fundraising oggi ha molto a che fare anche con questo, perché io sto andando a dire ai miei donatori e potenziali finanziatori o investitori sociali di dire benissimo, io non ti dico di venire con me a dar da mangiare la domenica alla mensa, o di venire a fare una cosa che non è il tuo lavoro, se non che tu non voglia fare il volontario, ma ti dico, se ci credi, dammi, partecipa in questo modo. Però vuol dire aprirsi. Allora, su qua andiamo avanti perché l'abbiamo già detto. Allora, qualcuno all'interno dell'organizzazione che se ne occupi. Adesso, giusto perché vi state un po' addormentando, vi faccio vedere questo filmatino qua, dura poco. Vediamo se parte. Dai. Non parte. Perché non parte? No. Facciamo così, lo facciamo partire così. Ed ecco di nuovo la fine. Grazie, grazie, dottor Solo. Ottimo lavoro, ragazzi. Sì, vabbè, è uno da Max Life, non so se avete visto mai il film, però secondo me è carino perché lì c'è la fila, lui non vede più, c'è l'imprevisto, non vede più la fila, panico, è un po', non abbiamo mai fatto così, oddio cosa succede, per cui il cambiamento, per cui qualcuno all'interno dell'organizzazione che se ne occupi è anche qualcuno che riesca poi a gestire le crisi e le resistenze interne, per cui che abbia anche un potere di, diciamo, non convincimento, ma di assecondare e di traghettare fuori dalla crisi gli altri che un po' combattono e resistono al cambiamento, perché comunque è fondamentale. Se io non ho nessuno che lo presidia internamente, si aprono delle rive impazzite in cui ognuno interpreta a suo modo delle dinamiche
E poi è un po' come la non gestione dei volontari che porta all'anarchia e quindi è più dannosa che tutto il resto. La persona che se ne occupa, poi nel nostro caso, il cosiddetto, qua andiamo avanti, scusatemi, ok, adesso dopo torniamo indietro, ma mi interessa andare avanti. Ok, quello che dicevamo prima. Allora, il referente del fundraising, il leader politico cosa intendo? Intendo qualcuno, a volte è il presidente, ma non sempre, qualcuno che ogni tanto intervenga e dica chi ha mal di pancia, abbiamo deciso che si fa così. Qualcuno che traghetta l'organizzazione, a volte è il referente coordinatore che ha anche lo stesso scopo. E l'altro è il comitato del fundraising che dicevamo prima. Ok, qua andiamo avanti perché le abbiamo già dette, poi ve le trovate. Ok, quello che mi interessava, state sempre continuando a pensare al vostro progetto, è quello di... Adesso salto perché altrimenti... Ok, queste cose qua le abbiamo già viste, voglio portarvi qua, ok. È provare a capire come possiamo mettere a sistema un po' queste informazioni di cui stiamo parlando da qualche ora. Per cui se io lunedì mattina volessi iniziare a capire, uno, con chi devo parlare all'interno della mia organizzazione, quindi se posso prendere delle decisioni da solo piuttosto che chi devo coinvolgere, piuttosto che da dove posso iniziare, vi do una specie di mappa mentale e adesso poi proviamo a farla anche con qualche vostro progetto. Allora, due indicazioni. Uno, che fare fundraising non è una gara di velocità, ma è una maratona, per cui è sulla resistenza. Bisogna prepararsi. Bisogna prepararsi e, a mio avviso, la preparazione è analizzare l'organizzazione in termini di come siamo strutturati, quali sono le leve decisionali all'interno del nostro organigramma, banalmente, quali sono le relazioni che abbiamo e quali sono gli obiettivi. Qua, questo l'avevamo visto fino qua. L'altra precondizione abbiamo visto che è la mission e i valori condivisi. Mission e valori condivisi, vi do questa griglia. Allora, questa griglia è una griglia che io utilizzo, una specie di esercizio che viene fatto con il comitato del fundraising, che è anche molto semplice, ma mi serve per iniziare a confrontarmi con gli altri. Quindi se lo volete usare, ve lo tenete lì. Allora, si chiede banalmente, a chi partecipa a questo gruppo, cinque parole a testa, ma senza stare a pensarci, troppo concettuale, perché questa parola evoca, significa, ma chiedere a chi partecipa al gruppo, li scegliete voi, se lo volete creare questo gruppo, lo sperimentate, devono esserci, come dicevamo, persone interne o anche esterne, provate a pensare, magari c'è sempre qualche familiare, qualche volontario un po' più pimpante, un po' più attivo, proattivo, potete provare a coinvolgerlo. Chiedete a tutti cinque parole che secondo loro sono evocative e rappresentative della vostra realtà. E ne escono delle belle. Però già questo, vedere quali sono le parole più ricorrenti che escono, mi fa capire, uno, se escono più o meno sempre le stesse parole, siamo abbastanza in linea. O ci siamo parlati prima. Altrimenti mi possono dare delle sfumature, delle eccezioni della mia organizzazione. Con le parole che escono maggiormente, io provo a scrivere quella che è la mia mission e quella che è, diciamo, la mia visione come organizzazione. Ora, solitamente la visione, la cosiddetta vision, è il mondo che sognate. Per cui è il sogno a colori. Cioè, dove vi volete, cosa vorreste realizzare? Ad esempio, voi
avete un obiettivo, cioè il fatto che voi stiate cercando, lei poi, che lei stia cercando questi litri di latte è perché risponde ad una visione che o è sua o è dell'associazione o risponde al gruppo al quale lei sta dando una mano, però c'è una visione che banalizzando può essere che nessuno poi soffra più la fame, piuttosto che c'è un'altra, sicuramente è legata a questa dimensione, per cui è il mondo che vorreste. C'è chi dice la visione del no profit è un giorno di chiudere, perché se chiudesse vuol dire che non ci sarebbe più necessità, per cui diciamo la vision, in alcuni casi la visione coincide con la missione, se noi pensiamo al profit tipo Nokia Connecting People, cioè la sua visione e missione è mettere in relazione le persone sostanzialmente, per cui ci ha fatto anche il payoff del marchio, però è molto chiaro ed immediato. Noi su queste cose zoppichiamo un attimo, però la vostra visione, ragionare sulla visione è dove vorreste andare. Qual è il mondo, il vostro sogno a colori? Sulla mission sostanzialmente si organizza in, così, è una guida, in tre moduli. Innanzitutto non è tanto il racconto di quello che fate, ma quello in cui credete come organizzazione. E il gioco di prima delle parole vi può essere utile perché vi dà uno spunto anche su quali sono le parole di discussione per poter mettere all'interno. E viene articolato in tre aspetti. Allora, un primo aspetto è il credo della vostra organizzazione, cioè quello in cui credete. Il secondo tema, diciamo, è che c'è un qualcosa che fa sì che quello in cui credete, per cui i vostri valori non si possano affermare. E terzo è la soluzione che voi date per affermare il vostro sistema valoriale. Si fa molto caldo. Posso aprire un attimo? Che vedo che dopo un po' si rivolge. Esempio bruttissimo, poi sono anche video ripresa perché mi uscirà una cosa oscena. Però banalmente, crediamo che tutti i bambini debbano essere felici. Banalissima. Molto spesso però i bambini nati in carcere non hanno questa possibilità. È per questo che l'associazione Pinco Pallino si adopera ogni giorno per realizzare attività di tempo libero e creative per i bambini, per dargli una vita più serena e quant'altro. Questa roba diventa un po' il vostro spottone che sta un po' in tutti i materiali, ma va da sé che deve essere condivisa, perché sicuramente prende spunto dall'articolo 2 del vostro statuto, però non sono le 180 righe dell'articolo 2 dello statuto, ma diventa una condivisione un po' più valoriale. Poi dopo ci sarà modo di dire cosa fate, come lo fate, dentro, fuori, orari di apertura, gratis, a pagamento, chi lo fa insieme a voi, questo è un'altra cosa. Ma nella missione c'è un'affermazione dei principi vostri, quello in cui credete, e quindi quello che cercate di fare per affermare quei valori, per cui è un'espressione altamente valoriale. Le parole del giochino di prima, se voi ve lo prendete a modello, mi tornano poi utili perché io provo ad inserirle lì dentro, perché se io a 5, 7, 10 persone gli dico se chiudi gli occhi, dimmi 5 parole, vanno bene anche dei sostantivi o dei verbi o degli aggettivi che secondo te ci raccontano, poi mi viene facile provare ad utilizzarli. Perché uno dice accoglienza e l'altro invece dice un altro termine, poi dice uno amore o cuore, l'altro dice no, queste parole, poi dopo ci sono le discussioni, ma sono utilissime in una fase per poi arrivare a quello che diceva lei prima, cioè capire qual è la misura. Cioè noi abbiamo un problema, tra virgolette, come dice mio fratello, lavora in Yamaha, per cui non esistono i problemi ma solo delle opportunità per trovare delle nuove soluzioni. Giapponese. Il problema non c'è, come la crisi. La crisi è, alla greca, è un'opportunità per migliorarsi e per reagire. Quindi c'è questa situazione che ci può essere questa difficoltà tra il volere aprirsi, ma l'attenzione, la riservatezza e il pudore nel mettere in evidenza i nostri ragazzi, perché c'è un sistema che deve essere comunque tutelato, insieme troviamo le parole giuste. Oppure insieme decidiamo che non comunichiamo quella cosa lì. Io non so se qualcuno di voi ha già fatto questa tipologia di giochino, se, non so,
le associazioni, piuttosto che chi è in cooperativa, ogni tanto si trova e dice: perché siamo qui? Sì? Bravi, lo siete bravi. Quindi vi confrontate. Forza, perché vengono meno le forze, viene meno la Da quanti motivazione. anni è che ci siete voi? Sono 2 anni. Ah, siete giovani. Sì, pochissimo. Però per dire la fiducia, per il sostegno. Allora, bisogna Perché comunque. siete già nati 2 anni fa, c'è già crisi, ce l'avete. Perché le assicuro che ci sono realtà che magari hanno anche 30 anni che iniziano a riporsi il problema adesso, dopo 30 anni. Devi creare, cioè devi avere la motivazione, te la devi creare ogni giorno e riuscire a trovare dentro di te la forza per poi Quindi vi date crederci. del tempo. Sì. E Ok, se perché? non ce lo diamo, ce lo chiediamo. Cioè, se non abbiamo dei tempi prestabiliti, nasce l'esigenza e ci Per incontriamo. esempio, mi dicevano alcune realtà cooperative che nei momenti di crisi le prime cose che fanno saltare sono le riunioni di coordinamento, perché non ci sono più gli spazi. Però poi dopo non hanno più i tempi in cui banalmente parlarsi cioè, e coordinarsi, per cui in cui confrontarsi, perché uno non ci sono più, diciamo, le risorse da mettere lì, in quella voce, ma siccome sono sempre più le cose che dobbiamo fare, c'è sempre meno tempo per incontrarsi e confrontarsi, che però secondo me è abbastanza fondamentale, perché altrimenti il rischio è che se non riusciamo mai ad incontrarci, il braccio destro non sa cosa fa il braccio sinistro. Condividere Sì, sono quasi le 4, ma sia breve e ho sforato. conciso. No, Vai. sono, non sia. No, il rischio che si corre è anche quello della difficoltà di trovare anche nell'aggiornamento della mission, perché magari negli anni, per strutture che Assolutamente. sono nate 20 anni fa, oggi si devono rileggere. Per cui ci sono degli Assolutamente. operatori che c'erano 20 anni fa e quindi vedevano questo tipo di lavoro come una missione No, personale. assolutamente. Oggi parlare di cooperativa, di marketing, di fundraising, per loro è come se entrassimo di colpo nel mondo profit che viene visto in maniera brutta e becera. Nel Quindi 2015. conciliare poi chi ha un ideale di questo lavoro con chi effettivamente dice ma questo ci serve per far vivere quell'ideale, non è semplice. No, ma infatti vi assicuro, adesso noi stiamo insieme un po', abbiamo poco tempo, poi vedrete anche gli altri colleghi chi farà tutto il percorso, però il focus è questa roba qua. Cioè, perché poi il resto, gli strumenti, le dinamiche, una micro pianificazione, uno legge due robe, guarda due slide, fa due corsi, si informa, si aggiorna, acquista le competenze di qualcun altro, se le fa. Però quando dico che è tutta l'organizzazione che deve condividere il processo e che è un'attività che è strategica perché è governance, lo dico per queste cose qua, perché altrimenti se ci crede uno e basta, e poi magari ha dei risultati a fatica e in più prende anche sberle perché gli altri non ci credono, gli danno fiato, dove andiamo? Cioè, magari facciamo delle cosine, riusciamo ad avere degli obiettivi, però abbiamo fiato corto. Per cui molto è mettere insieme, ripensare l'organizzazione proprio in virtù di questo, perché ci sono magari dei soci storici che 20 anni che sono qua, per cui se sentono parlare di alcuni termini, aiuto, ci stiamo vendendo al mercato. Mentre invece anche lì sono dei processi di lavoro, non è il diavolo, non è niente di trascendentale. Però poi magari ci sono dei soci giovani che ci sono da poco tempo e quindi magari vivono un certo aspetto del lavorare all'interno dell'organizzazione, piuttosto che hanno un'altra spinta motivazionale, che non è che sia meno importante di quelli che più tempo che ci sono qua. E a volte cosa succede? Succede che i giovani, lavorare da me, lavorare da lei o lavorare da lui è la stessa, lavoro in cooperativa, per cui non c'è un lavoro in cui viene fatta, diciamo, un percorso di consapevolezza, per cui qui ci sono, non so, un certo tipo di valori, sì, una sorta di accoglienza dei nuovi, per cui ci sono degli estremismi, per cui cooperative che hanno più dipendenti che soci o cooperative che di default associano tutti, senza fare un percorso di consapevolezza di che cosa voglia essere socio di una cooperativa. Perché? Ma perché banalmente su queste cose non c'è tempo. Torniamo a stamattina, siamo concentrati che tutto il tempo le risorse vanno sulla produzione dei servizi, ma ahimè, cioè non è che ce la siamo cercata questa situazione, questo contesto socio-economico e culturale, ma ahimè quello lì non è più sufficiente. Per
Perché far bene i servizi e produrre bene i servizi e fare innovazione e qualità non è più sufficiente di per sé per stare in piedi. È solo avere una consapevolezza che il mondo oggi, come dici giustamente tu, è cambiato. Per cui o mi siedo in un angolo e piango, aspettando che qualcuno me lo cambi e mi trovi la soluzione, oppure inizio a rimboccarmi le maniche e dico aspetta che magari dietro l'angolo la trovo. Cioè, però è fatica, sicuramente fatica. Ma la fatica più grande è internamente. Però a mio avviso, e quindi quando dicevate, anche prima in pausa, posso concentrarmi solo su un progetto piuttosto che invece devo mettere in piedi questo bailame per cui l'ufficio sviluppo, tutta la gestione delle relazioni interne, le relazioni esterne, dipende un po' anche da dove voglio andare. Se io ho in mente di dare nuovo fiato all'organizzazione, secondo me ha più senso, poi il progetto è lo strumento, è l'espediente per sperimentare, però ha più senso pensare di dotare l'organizzazione di una funzione che le possa dare, essere di supporto da qui a venire. Poi posso anche decidere che invece vado a trovare dei finanziatori per un singolo progetto e poi non me ne frega più niente. Però siccome in questo contesto attuale e come si prospetta da qui in avanti non è meglio, e se voglio fare bene il mio lavoro i bisogni a cui rispondere saranno sempre di più, è abbastanza matematico che le risorse di cui avrò necessità saranno in ogni caso sempre maggiori. Per cui da qualche parte devo iniziare a pormi il problema di dove vado a prenderli. Però punti di vista. Allora, questo è un altro schema molto semplice, ma perché poi sono strumenti di lavoro. Io ad esempio li carico su PowerPoint, quando si fanno i lavori di gruppo ci scrivo dentro e già appunto diventa una cosa operativa. Qui gli obiettivi strategici dell'organizzazione, quindi andare a definirli. Sì, qua sono gli obiettivi strategici dell'organizzazione e così qua sono quelli del fundraising. Esempio, quello che facevamo prima. Strategicamente vogliamo posizionarci come struttura all'avanguardia per l'autismo. Quindi per fare questo, operativamente, dopo, devo realizzare un nuovo centro per l'autismo, laboratori con attività. Il fundraising dall'altra parte sarà che mi devo dotare di qualcuno che si occupi di attività di fundraising strategicamente, di mettere in piedi un ufficio di questo, e poi sarà trovare X mila euro per avviare questo progetto. Cioè vanno di pari passo. Se io ho una visione in cui il fundraising mi serve per sviluppare l'organizzazione, tanto è vero, io non so come lavorate voi, però nella fase di studio, analisi, si guardano quelle realtà che ci sono, alcune realtà che fanno i piani di sviluppo triennale come metodo di lavoro loro interno, oppure fanno i piani di sviluppo annuale, per cui si danno degli obiettivi macro su cui poi l'anno dopo vengono fatte le valutazioni, o sul triennio valutano, siamo andati qua, siamo andati bene, siamo andati male, l'abbiamo raggiunto, non l'abbiamo raggiunto. Questo mi serve per capire dove l'organizzazione si vuole orientare. Questi sono strumenti poi di governance, perché solitamente queste cose le fanno il CDA piuttosto che la direzione, piuttosto che l'assemblea dei soci, per cui mi servono anche per elevare ad una visione strategica questo tipo di attività. Banalmente poi ho gli obiettivi operativi. La differenza è che l'obiettivo strategico, queste cose poi le sappiate già, l'obiettivo strategico ha una visione sul medio-lungo termine. L'obiettivo operativo solitamente è l'anno, per cui ci sono gli obiettivi strategici che io posso realizzare anche in più anni, così come ci sono delle attività di raccolta fondi che io posso decidere, devo realizzare la nuova sede, mi servono 600.000 euro. Per come siamo messi, da qui ai prossimi 5 anni, tutte le attività di raccolta fondi che possiamo mettere in piedi sono per la realizzazione della nuova sede. Adesso arriviamo a noi. Qua, progetto, perché abbiamo detto che dobbiamo andare a definire un progetto. Del progetto, a me interessa
a parte dargli un titolo, ma interessa che vengano messi in evidenza, uno, i problemi che a cui risponde. Cioè, perché è importante fare questo progetto? Quali sono i benefici che creerà? Andare a definire prima noi chi potrebbe essere interessato a sostenerlo, proprio perché abbiamo detto che non tutti i progetti possono essere piegati al fundraising, piuttosto che alcuni possono essere più per dei finanziatori istituzionali, altri invece li capisce anche mia nonna che ha 90 anni, per cui dipende a chi è interesse. E vado poi a mettere anche delle informazioni tecniche e quantitative. Cosa dico? Dico che se banalmente io veramente devo realizzare una nuova sede, le planimetrie, i metri quadrati esatti, il costo a metro quadro, che tipologia di interventi devo farci dentro, il computo metrico, quanto dureranno i lavori, quando partiranno. Tutte delle informazioni perché? Perché potrebbe essere che a tre quarti dei miei possibili sostenitori non gliene frega niente. A qualcuno invece magari me lo chiede, e allora se io vado a fare un colloquio non è che poi gli faccio la figura della parte del cioccolataio o inizio ad arrampicarmi sui vetri, perché se io voglio dirgli smarcarmi dagli altri e quindi non mi dia quello che crede, ma vado a proporgli una partnership e un investimento, devo avere una serie di informazioni ed essere anche in grado di dare delle risposte a delle domande che potenzialmente potrebbe farmi, perché più sale la dimensione del donatore, più ovviamente questo qua mi chiede e vuole sapere. Questo qua, se voi vi prendete a casa, lo faccio, veramente io queste cose qua. Allora. Anzi, adesso lo facciamo anche qua. Posso strappare i fogli? Ve ne do uno a testa, adesso vi dico come piegarlo e vi do anche un momento di... Perché mi guardi brutto? No, ma ti vedevo basito. Questo qua io lo chiamo, adesso vi dico come piegarlo, voi ne avete uno. No, perché così vi portate a casa qualcosa e magari tornate anche domani per finirlo. No? Cioè lei mi ha detto poi mi annoio e adesso io vi sto inventando tutte delle cose per non farvi annoiare. Cioè. No, piegatelo per il verso lungo. Per così. Ok? E poi ve lo piegate in tre. Perché? Perché vi faccio lavorare a pezzi. Anzi, adesso vi faccio proprio lavorare così vi svegliate che vi vedo che vi sta calando la palpebra. Ok. Lo piegate in quattro sezioni, che sono i quadranti che vedete lì. E poi cosa succede? Succede che se voi quando ve lo aprite e ve lo appendete in ufficio, avete una micro pianificazione di fundraising. No, lei no, non lo vuole perché domani non vuol tornare, ho capito. Io volevo fare l'esperimento su di lei. Lo vediamo a fisarmonica. Sì, a fisarmonica. Lo vuoi anche tu? E mancano altri due. Le sto facendo impazzire lui che non fa. Ti piace? Bene, sono contenta. Quanti me ne mancano? Allora, la signora, voi uno. E voi siete facilitate perché è già gruppo. Uno me ne manca, lei, giusto? Lo vuoi anche tu? No, non voglio mica farvi lavorare per forza, anche perché questa cosa è una cosa estemporanea che mi sono inventata in questo momento. No, scherzo, ci avevo già pensato. Allora. Proviamo. Io poi dopo torno negli uffici di alcune persone e hanno tutte le cose attaccate. Io sono un po' grafomane, per cui quando mi parlano poi inizio a scrivere, disegno e poi dopo loro mi dicono posso tenerlo? Io dico, no, ma buttiamolo, facciamo in bella fa. No, no, e quindi se lo scocciano i muri. Okay. Allora, primo step. Primo step che a mio avviso è fondamentale.
Adesso ve li dico in ordine e poi ci guardiamo dentro. Spiegatelo come vi esce, poi tanto perché così è più agevole lavorare a quadranti, poi dopo ve lo aprite e c'è tutto. Ok, dai, ce l'avete fatta, è già lì. Allora, nel primo foglio, però se lo apri così ti va in ultimo, ok. No. Ok, però fai così, perché poi dopo se lo apri c'è un ordine logico. Ok. Cioè c'è un ordine abbastanza sequenziale, per cui quello lì è il quadrante che è più esterno. Vedete voi come scrivere. Cioè nel senso che se lo aprite avete uno, due per step. Allora, adesso ve li dico tutti, se ve li volete segnare. Sono questi comunque, poi ci entriamo dentro. Allora, il primo step è, che a mio avviso è fondamentale, è andare a definire le due parole magiche che sono la vostra identità e la vostra utilità. Cosa intendo? Uno, perché siete nati? E due, perché siete utili? Cioè, a quali bisogni rispondete? Ovviamente scrivendoli, ma ipotizzando poi, una delle domande che abbiamo visto prima era, li avete scritti chiari? Cioè se voi li doveste spiegare a me, che non vi conosco, e magari se non oggi, domani mattina a caso me lo faccio spiegare, e domani mattina Fabio saremo io e te il tecnico, perché evitano, perché non vogliono spiegarmi. Mi sembra convinto il tecnico. No? A domani no, libera? No, perché così le parolacce le dico domani, allora. Scherzo. Quindi identità e utilità. L'altra è provare a fare una lista, disegnare la vostra mappa delle relazioni. L'altro, andare a identificare il progetto. Per cui, a che progetto state pensando? Cosa costa? Quanti soldi vi servirebbero sul fundraising? Perché io posso dire, devo fare un progetto, mi vale 10.000 euro, 3.000 euro li ho, sul fundraising me ne servono 7, piuttosto che dire, ho 0, mi servono tutti. Quali sono le caratteristiche tecniche? Banalmente, nel suo caso, mi servono 100.000 litri di latte, uguale x.000 euro. 50.000 euro, ok, per cui lei o trova qualcuno che gli dà del latte o trova qualcuno che gli dà dei soldi. Okay. La scelta delle strategie, dei mercati e degli strumenti, e poi vediamo cosa intendo, perché ci sono 5 strategie del fundraising, ma voi intanto mettetevela qua. Mercati, cosa vuol dire? Vado dalle persone fisiche, come ci vado? Che diventano poi, ma lo vediamo anche grafico, adesso scriveteveli come ordine mentale, ma i cosiddetti range di donazione, cioè mi pianifico, il signore gli servono o dei litri di latte o dei soldi. Un litro di latte cos'è? 50 centesimi. Ok, 50 centesimi. Ok, per cui banalmente, lei l'ha vista lo spot vecchissimo qualche anno fa, di Giobbe e Covatta di Amref? Dopo lo cerchiamo e glielo faccio vedere, in cui diceva adotta uno yak, e diceva se tu adotti uno yak vale x euro, adesso non mi ricordo, poi questo yak produce x litri di latte in un anno e dà da mangiare ad x persone in un anno. Per cui se magari io ad Amref 10 euro, amici di Amref, è un esempio, dicevo do 10 euro una tantum, vedo lo spot e dico cavolo, però 200 euro adotto lo yak, non sono più tanti nella mia percezione, perché vedo lo yak, vedo i litri e vedo quante persone a cui sto dando da mangiare. Per cui, adesso, però siccome è sempre legato al cibo, capire 50 centesimi piuttosto che lo vado ad identificare con 5 euro, piuttosto che con 10 euro, con 10 euro, tot litri di latte, ma con 10 euro riesci a dar da mangiare a 50 euro all'anno, per cui è adotta oppure dai da mangiare, sostieni, ci inventiamo i termini ovviamente, per cui banalmente io posso avere quello che mi dà
2 euro, 5 euro, quello che me ne dà 25, quello che me ne dà 50 e quello che decide che me ne dà 500. Devo cercare di rendere tangibile il valore economico e spiegargli che cos'è che mi aiutano a realizzare, perché io vado a diversificare e magari mi si aprono delle lampadine in cui vado ad individuare già delle persone nella mia base relazionale, già dividendole secondo me mi possono dare così piuttosto che colà, e allora mi faccio una serie di iniziative. Adesso perdonatemi la banalità, però adesso mi è venuto in mente quello che diceva il signore che ha fatto per i carcerati nell'Angola, un evento in carcere, non so, facciamo un'iniziativa con, dov'è che sta lei? A Bari, non so, facciamo un'iniziativa con le scuole elementari o medie di Bari sul latte, l'importanza del latte, quindi io vado a tutte le famiglie dei bambini, per cui tipo lui del carcere gli dico donate 50 euro, un euro per dar da un litro di latte a un'altra famiglia, per cui si immedesimano e lì ho X persone contemporaneamente e le becco tutte. Poi, ovviamente se io voglio fare un'iniziativa del genere dovrò parlare con, non so, il direttore scolastico, con le maestre, magari mi vado già a cercare una scuola che a Bari fa la merenda solidale piuttosto che a merenda da il latte o la frutta a chilometro zero, per cui è già sensibile e vedo se mi posso unire e faccio un'iniziativa in cui banalmente quando danno il latte o regalo io il latte come organizzazione gli faccio un pieghevolino in cui c'è scritto oggi è stato dato il latte, tanti bambini o tante persone non riescono neanche ad avere il latte, per cui puoi sostenere il progetto XY piuttosto che chiedo di incontrare gente. Cioè, però se io faccio a pezzi il progetto, anche pensando alle tipologie di donatori, di mercati e di possibili range di donazione, magari mi vengono, mi si moltiplicano le idee perché lo vedo, lo riduco, è come se lo riducessi nell'obiettivo e quindi magari mi vengono più stimoli, oltre al fatto che secondo me lei deve cercare altre persone che le diano una mano. Io da solo del personal fundraiser, però lì il ragionamento è secondo lei, che non è dissimile perché il progetto lì potrebbe essere cercare delle altre persone legate a questa cosa del latte, però secondo lei dove li trova quelli che la pensano come lei? Bisogna ragionare su questo, non so, banalizzo, esistono i, penso di sì, non so, da noi adesso è un po' una moda, sono diffusissimi i GAS, i gruppi di acquisto solidale, cioè le persone che comprano a chilometro zero, qui c'hanno tutta anche una filosofia loro di vita, per cui fanno appunto dei gruppi di acquisto e solitamente sono appunto di produttori locali e quant'altro. Non so, se esiste questa cosa magari li può trovare lì, perché è già una filosofia abbastanza affine o simile, piuttosto che, non so, c'è una... Sì, piuttosto che sto pensando a, non so... legata agli sì, un'associazione di genitori, piuttosto che mi sta venendo in mente, ad esempio, in ospedale, all'ospedale civile di Brescia, ma in tantissime altre realtà c'è la banca del latte, piuttosto che le associazioni che promuovono l'allattamento al seno dei bimbi piccoli, piuttosto che chi ne ha in abbondanza che lo lascia. Cioè provare a mappare anche, o legato al tema, per vedere di chi la può pensare come lei sostanzialmente. Che è, però in questo momento ha bisogno, quindi o ragiona sul tema latte, o ragiona sul fatto che ci sono delle famiglie e quindi va a vedere appunto se ci sono delle associazioni di famiglie, di genitori, anche legati, non so, alle scuole, alle materne, piuttosto che sposa in partnership per la diffusione del progetto qualche scuola, quindi lo fa diventare anche una campagna di educazione civile nelle scuole e quindi, non so, insieme ai bambini si attivano. Sì, l'importanza, cioè, se può inventare una serie di dinamiche, piuttosto che, non so se ci sono delle altre associazioni e organizzazioni sul territorio che si occupano, non so, di spesa solidale, piuttosto che hanno delle mense dei poveri, perché è molto... Per aiutare questi che sono partiti, visto che questi stavano sempre a chiedere, ogni tanto ci manca il latte, ma è possibile che... Però allora lì deve, secondo me deve fare un lavoro anche internamente, perché questi qua non è che possono chiedere basta. Cioè nel senso... Non chiedo, questo è il punto, io dico, come mi sono, come è nato così, mi arrivavano delle sollecitazioni da due o tre associazioni, forse anche sul territorio.
imprenditori che fanno tanto, che però con cadenza regolare filano le scorte. E la domanda che facevo era: come mai le organizzazioni che sono già organizzate da tempo, valide, forti, grandi, con tanti o associati o comunque persone che conoscono, non riescono a risolvere questo problema che è banale, perché poi danno da mangiare o da dormire o da vestire a migliaia di persone. Ma in là, io ho detto, vediamo se riesco a risolvere questo loro problema piccolo. Possibile che tre associazioni con 50 soci in uno e 500... Però secondo me queste associazioni qua, uno a testa che l'aiuta, devono darglielo, eh. Ma se da dentro non è venuta questa soluzione, io lo so perché magari da qualche altra parte. Sì, ma secondo me a volte... La base in cui i miei amici mi hanno dato tot, ma di più io non riesco a trasmettere del bisogno. Sì, allora... Ho detto che ho cominciato, se parto da solo voglio raggiungere 2000 litri di latte, io per 3000 persone c'è questo bisogno, facciamo qualcosa. Di queste 3000 alla fine, 3000 sì, e 30 danno ogni tanto qualche cosa, manca un po' una fidelità, assolutamente sì, e poi comunque su Facebook va benissimo, no sì, ma anche perché lei è da solo, nel senso sì, però secondo me queste, cioè, capisco queste associazioni. Il secondo step devo fare per passare a una fase in cui io possa delegare, possa sentirmi più. Secondo me in questo momento lei ha bisogno banalmente di persone. Non so, ci sono ad esempio gli scout a Bari. Ci sono gli scout a Bari, immagino di sì. Per cui magari provare a capire anche con loro. Lì il come convincerli è banalmente che bisogna. Cioè andare fisicamente ad incontrarli e a instaurare delle relazioni, che è il lavoro più grande in questo momento che deve fare. Però ad esempio anche lì, non so, se lei è un po' il collante di queste tre organizzazioni, un autonomo. Per esempio, ho capito, però se la scrivo a lei perché ogni tanto hanno questo problema, anche capire come, capire come provare lei a dire: io ho un'idea, mettiamoci insieme, banalmente siamo tre realtà, hanno il problema, diciamo, del latte. Il prossimo corso di management delle associazioni. Però se tutte le sere. Anche Opera San Francesco di Milano è partita così, però è una fondazione. Io li adoro, però hanno una fundraiser, fanno i lasciti, adesso sono partiti così con una filosofia, però adesso hanno gli ambulatori, ma loro vivono sulle attività. Loro arrivano, però come li rendicontano? Loro mandano delle newsletter, fanno attività di raccolta fondi e sono bravissimi, però si sono dati una struttura, un'organizzazione, perché altrimenti la logica è facciamo quello che possiamo, però siccome adesso se io penso che negli ultimi 7 anni ho dato da mangiare a 250 persone tutte le sere, se io non ce la faccio più questi 250 che magari ruotano, per cui in una settimana sono 1000 e più, perché non è detto che siano tutte le sere gli stessi, per cui magari sono di più e non mangiano, e allora però io onestamente mi inizierei a porre il problema che siccome ormai ho dato risposta ad un bisogno, per cui l'ho dato come assodato, come servizio, mi devo porre il problema di come mantenerlo nel tempo e anzi come cercare di dar da mangiare anche a 500 persone tutte le sere, se su Bari c'è un problema che è più oltre le 250 persone. Però sì, il processo non è diversissimo. Però proverei, anche se lei è di volontà, cioè diciamo su una sua spinta personale, di cercare, cercherei di sederli intorno a tavolo. 60 persone, 3.000 euro, ma è possibile che un gruppo così forte non riesce a stare tranquillo su 3.000 euro all'anno? Ma perché non ci pensano? Banalmente. Un mese e mezzo arriva la newsletter, non abbiamo più. Dovrebbero. Con un mese e mezzo? No, assolutamente no. Quando hai 60 persone. No, assolutamente. Più 1000 famiglie. Assolutamente, però lì è un problema organizzativo, cioè io li sederei in parte a un... Mi servono queste... No, assolutamente. Siamo lì,
qua vado a definire le strategie di comunicazione, quali materiali, banalmente mi serve un pieghevole, mi serve la locandina, mi serve una proposta per le aziende, faccio la newsletter, vado in internet, mi serve un sito piuttosto che la pagina Facebook, e qua metto una scala del tempo di chi fa che cosa. Io lo apro e ho una micro pianificazione. Adesso, ok, qua, identità e utilità le abbiamo viste, cioè quali sono le nostre opportunità di sviluppo, se ci sono, qual è la nostra missione, per cui quali sono i motivi per cui siamo nati, quale ruolo vogliamo avere o abbiamo all'interno della nostra comunità di riferimento e quindi qual è la nostra utilità, cioè a quali bisogni rispondiamo. Ve ne do un'altra. Questo è, si trova su un sacco di libri, questo qua è uno dei primi del 2004 sul il libro del fundraising, in cui c'è una ipotesi di mappa delle relazioni con dei cluster, diciamo, delle indicazioni, per cui è se ho dei donatori, chi c'è nel mio consiglio d'amministrazione, nel mio direttivo, capire anche loro che relazioni hanno sul territorio, i clienti, fornitori, volontari, familiari, poi amplifico, per cui qui relazione calda, più esco, qua è Foggia e provincia. Però se io prendessi l'elenco telefonico di Foggia e provincia e scrivessi a tutti, sarebbe uno, mi costerebbe un sacco di soldi, ma due, il tasso di risposta, la cosiddetta redemption, sarebbe bassissima. Perché? Perché il 99% non sanno chi sono, perché se io opero a Foggia, magari in un quartiere di Foggia, cioè non vado a scrivere all'universo mondo, prima parto e comunico sul mio territorio perché sono più riconoscibile e ho più impatto maggiormente, per cui ha molto più senso a livello territoriale che io scrivo una lettera a 20 persone che sono quelle giuste, ha un ritorno molto più alto. Tanto è vero che quando si definiscono le liste, abbiamo visto prima grado di collegamento, condivisione della mission e poi dopo la disponibilità a donare, ma le liste per fissare degli incontri, piuttosto che le liste anche quando io scrivo, faccio delle operazioni di, diciamo, mailing, cioè mando le lettere, tra l'indirizzario, il contenuto e la grafica, l'indirizzario è quello che pesa di più, molto di più di quello che ci scrivo dentro. Banalmente, perché se lo mando a qualcuno che potenzialmente sa già qualcosa di me, la apre anche la busta. Perché uno, il primo obiettivo è che chi riceve apra. Perché se uno riceve e non apre cestina senza leggere il messaggio che c'è scritto dentro. Però tutto questo tipo di valutazioni noi siamo poco abituati a farle. E poi, come dicevamo, capire le reti potenziali. Il CAI l'abbiamo visto, che ve lo rimetto anche qua. E avete voglia di provare a scrivere i primi due? Terrore! Come time out? Il time out è che lascio 10 minuti per scrivere in solitudine. Time out. Mi tengo qua fino alle 7, eh? Sono nordica io, eh? Avete capito? No, time out veramente? No, questi qua sono i tabagisti, secondo me. Dai, time out. Ma non voglio farli lavorare, non vogliono lavorare. No, 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 prego, prego. Vi faccio 5 minuti però. Il tempo della sigaretta. Il tempo della sigaretta o del caffè. Vi appuntate delle cose e secondo me anche domani ci torniamo su, magari con un po' più calma, ma diventa, se volete farlo realmente... Io vi spingo, anche solo per curiosità, a scrivere dentro le cose lì e ad aprirlo. Però andiamo avanti. Allora, le strategie, cosa si intende? Le strategie di fundraising sono 5 e hanno questo acronimo che si chiama CIVES. Che vale a dire? Adesso poi ve le spiego. Sono crescita, crescita, intensità, visibilità, efficienza e stabilità.
e tendenzialmente ce n'è una principale e una secondaria. Adesso ve le spiego. Allora, la crescita è che io come obiettivo nella mia strategia di raccolta fondi ho quello, siccome sono all'inizio, di aumentare il numero dei miei donatori. Non degli euro donati, ma dei donatori, per cui ho l'obiettivo di crescere. Avevamo visto stamattina la mia base della piramide sostanzialmente. Se io parto da zero, quindi può essere nelle prime fasi di startup dell'attività di raccolta fondi. E quindi instaurerò tutta una serie di iniziative, di attività, sia come strumenti di raccolta fondi, ma anche di comunicazione, che abbiano l'obiettivo di farmi raggiungere più contatti possibile, più donatori possibile. Per cui la battuta che vi facevo prima, non ci sarà più alcun evento senza che voi schiediate tutti quelli che vengono da voi, è perché io lo metto a sistema, perché uno dei miei obiettivi è crescere, anche di potenziali donatori o sostenitori. L'altro obiettivo è l'intensità, che è di organizzazioni un po' più mature, in cui io ho già uno zoccolo di donatori, 30, 40, 50, quelli che sono, e oltre a continuare a trovarne altri, vado a migliorare l'affezione e l'intensità della relazione tra me e questi, cioè a lavorare sul reciproco interesse, per cui banalizzo. Li invito o gli do più attenzioni, li faccio partecipare ai miei incontri, li faccio fare l'invito a cena o a pranzo all'interno della comunità per cui gli sto chiedendo il progetto, cioè vado a creare una relazione di fiducia e di fedeltà. Cioè, quello che del profi è la fidelity card. Ok? Ma senza arrivare a quella tipologia di strumentalizzazione per cui sanno anche i giorni che facciamo la spesa, quali prodotti compriamo e tutte queste remenate qua, ma vado a creare un tale grado di relazione che in alcuni casi diventano o anche dei volontari, piuttosto che diventano i cosiddetti personal fundraiser, per cui mi danno una mano anche a loro volta a cercare dei soldi, per cui diventa una vera e propria strategia. Cioè me lo pongo come obiettivo strategico, poi deciderò operativamente come faccio. Ci sono Sergio, Giovanni e quell'altro che tutti gli anni, da 4 anni, mi donano sempre la stessa cifra e organizzano, quando fanno i compleanni, dicono non farmi un regalo, ma aiutami a sostenere questa... Ci vogliono tanto bene, come facciamo a ringraziarli e a tenerli maggiormente vicini? Per cui diventano un degli obiettivi a cui poi faccio calare delle azioni concrete. L'altra è la visibilità, perché la comunicazione e il fundraising sono due attività che si devono sposare, che dialogano tra di loro. Per cui in una fase di startup solitamente sono crescita e visibilità che vanno di pari passo. Visibilità perché l'obiettivo è quello di diventare il più riconoscibile possibile verso dei possibili donatori o banalmente all'interno del mio territorio, visibilità anche in termini di reputazione, di riconoscibilità. Non solo faccio il volantino con il logo, ma che quando uno lo vede sia leggibile e gli venga in mente una delle 5 parole che abbiamo detto prima, che vuol dire quello che adesso si chiama lavorare sul brand, che il profi dice è l'emozione che i consumatori fanno di te. Qui è l'emozione che i donatori provano o i potenziali tali nel vedere qualcosa che ti appartiene o nel sentire il tuo nome. Però non è che è dato, le aziende ci lavorano su questa cosa qua. Noi un po' meno, siamo un po' meno abituati, perché un conto è che io comunico la mia realtà, per cui quello in cui crede, i valori, le cose che persegue, in un certo modo, e sotto c'è la comunicazione di un servizio specifico piuttosto che la campagna di raccolta fondi, ma sono due piani completamente diversi. Uno è comunicazione, diciamo, istituzionale, di posizionamento di brand e di radicamento sul territorio. L'altra è una comunicazione di un prodotto, di un servizio specifico. Non sono disgiunte, ma i livelli sono differenti. Banalizzo.
faccio l'evento, la cena sociale o l'evento, lo spettacolo teatrale per raggiungere il più ampio numero di persone per essere riconoscibile. Allo stesso tempo, 3 mesi dopo, faccio il convegno in cui invito al tavolo di lavoro dei referenti istituzionali perché mi serve per posizionarmi, perché ho deciso strategicamente che da qui al prossimo anno non ci può essere più nessun evento sulla disabilità in cui non ci invitino. È un po' diverso, non ci invita mai nessuno. Tu fai qualcosa perché ti invitino o ti riconoscono come uno che deve stare a quel tavolo? Vanno accompagnati questi processi. Quindi lavorare sulla visibilità ha questa valenza, cioè una valenza di diventare visibile, riconoscibile. L'efficienza cosa vuol dire? Vuol dire che sono già un po' attivo nell'attività di raccolta fondi e decido di migliorare appunto l'efficienza di quello che faccio. Per cui, banalizzando, se fino a 2 anni fa per ogni euro raccolto 30 centesimi, la soglia massima, andavano per la gestione del progetto, adesso che sono un po' più bravo, per cui ho avviato, non ho la fase dell'investimento dello startup, per ogni euro raccolto 10 centesimi vanno alla, diciamo, gestione generale del progetto. Sono diventato più efficiente perché ho acquisito più competenze, riesco a raggiungere più risultati al meno costo possibile. Banalizzo, se un fundraiser interno di un'organizzazione con un contratto a progetto, uno stage all'inizio, costava all'organizzazione o costa all'organizzazione 10.000, 15.000 euro all'anno, proprio stando leggeri, e magari e mezzo raccoglie, si paga, piuttosto che raccoglie 20 o 30 mila euro, magari con il tempo diventa più bravo, mi costa sempre più o meno la stessa cifra, gli do anche un aumento perché lo assumo, però più diventa bravo, più magari mi raccoglie 50, 100, 200 mila euro. Per cui ho massimizzato i risultati nella logica dell'investimento. La stabilità, anche qua è per organizzazioni un po' più mature, cosa vuol dire? Vuol dire che io stabilizzo le fonti di entrata da raccolta fondi. Perché, come dicevamo prima, io posso avere le attività di raccolta fondi annuali, per cui sui servizi annuali, i laboratori ricreativi, il laboratorio ergoterapico, quel laboratorio di ceramica, le vacanze, che sono un fabbisogno che io ho tutti gli anni. Li investo da progetto, hanno, poniamo il caso, un obiettivo di 15.000 euro all'anno e faccio una campagna di attività di raccolta fondi che decido è fatta essenzialmente con una lotteria all'anno che la metto lì, faccio uno o due eventi che li metto lì, cena sociale, cena di Natale e così via, e vado a lavorare sulle persone fisiche, piccoli donatori. Nello stesso tempo ho invece che dobbiamo ristrutturare la zona notte della comunità e mi richiede un investimento di 30 o 40 mila euro. Nello stesso tempo, siccome ci occupiamo di disabilità ma non solo, decidiamo che proviamo a sperimentare i lasci testamentari, che è una campagna che è completamente diversa, mi chiede una comunicazione diversa, un'attenzione diversa, ma se io divento bravo con il tempo le porto insieme tutte e tre. Anche se sono una sola persona, magari siccome siamo diventati tanto bravi diventiamo in due, però questo vuol dire dare stabilità alle fonti di entrata, perché se a me arriva uno o due lasciti all'anno ho già fatto. C'era un collega che diceva che per la sua organizzazione, vabbè, è abbastanza grande, a Milano, ma anche un po' a ospedali un po' in giro per l'Italia e non solo, hanno più o meno 10 milioni di euro all'anno di raccolta fondi, di cui 6 dai lasciti testamentari, cioè non so se capite la proporzione. Però ovviamente è più di 10 anni che ci lavorano e poi con i lasci testamentari la dinamica che è il rientro è sul medio lungo, lunghissimo periodo, per cui è una decisione che uno fa in vita, però
prima che mi arrivi qualcosa passano 5-6 anni, però in quel periodo io continuo a fare la comunicazione. Un altro dei motivi per cui non posso essere pagata percentuale, perché se arrivo all'ascito quando mi paghi? Tra 15 anni? No. 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 Certo. Per cui questo vuol dire definire le strategie, cioè noi, da un punto di vista di strategia di raccolta fondi, due, dove siamo? Voi più o meno siete tutti tra la crescita e la visibilità, secondo me, cioè potenziare un po' meglio la vostra riconoscibilità sul territorio, e poi siete in una fase di crescita per cui magari tutti voi avrete avuto, o chi è venuto alla cena, chi è venuto allo spettacolo, un piccolo donatore, perché tutti nella storia ce l'hanno, però vi siete fermati lì, per cui dovete costruirvi una base di possibili donatori e sostenitori. Questo vuol dire definire le strategie. Poi i mercati, abbiamo visto prima che sono questi, pubblica amministrazione, coi bandi, però sempre meno, le persone fisiche, le imprese e le fondazioni. Questa, vi ricordate che prima abbiamo detto, il bisogna mapparle, perché se io banalmente sono in un territorio in cui non esistono fondazioni né bancarie né private, va da sé che è un mercato con cui non posso lavorare, se non che mi occupi di alcuni settori e provo a fare i bandi di quelle nazionali. Però anche capire se le fondazioni quali sono, dove operano, a livello territoriale o a livello anche nazionale, io ci posso accedere o meno, è lavoro, perché sono ore di studio e di ricerca. Qua vi do due suggerimenti. Uno, vabbè, per le fondazioni di origine bancaria c'è il sito dell'ACRI, ma penso che lo sappiate, dove ci sono tutte, dove avete anche i bilanci e gli statuti di tutte. Guardare i bilanci e i conti economici è interessante, perché comunque io vedo dove hanno investito gli anni precedenti, per cui ho un po' una misura. Oltre che posso fare una ricerca da un punto di vista geografico, per cui mettiamo che non so niente, trovo quelle vicino a me, ma non è il vostro caso. Poi un altro sito che vi invito ad iscrivervi, se non siete già iscritti, alla sua newsletter, perché arriva tutti i lunedì mattina alle 8 puntualissimamente, è il sito di Assifero, www.assifero.it, che è l'associazione degli enti di degli enti delle fondazioni di erogazione. Lì c'è la banca dati dei loro soci e quindi ho già una specie di prospect di persone che erogano dei contributi. Va da sé che poi devo distinguere tra quelli che operano a livello territoriale, quindi sono lontanissimi da me, tra quelli che invece fanno progetti anche un po' più ampi su scala nazionale. La cosa interessante però è che arriva una newsletter che è sempre ricca di informazioni, non solo delle associate, ma anche di studi, di tendenze. Ogni mese e mezzo nasce una fondazione nuova di impresa, una fondazione nuova di famiglia. Quindi questi sono dati, e c'è chi dice, siccome non trovano nel no profit dei partner affidabili, si creano il proprio strumento filantropico e decidono loro o di gestirsi i progetti direttamente o a chi dare i soldi. Però per chi fa questo lavoro, anche sapere che il profit non sempre trova dei partner affidabili, ma perché? Perché i progetti non sono chiari, perché non sono scritti bene, perché non si capiscono i benefici. Dal nostro punto di vista è uno strumento, perché dico adesso che devo scriverli, aspetta che do attenzione a, non solo al piano di intervento terapeutico sulla singola persona, ma anche a imbastire il tutto in un linguaggio che sia comprensibile a quel tipo di soggetto, se mi interessa entrare in partnership con lui. Se non me ne frega niente, vabbè, tanti saluti e baci. Questi sono alcuni degli strumenti che io posso avere, per cui gli incontri di persona, le lettere personalizzate, le lettere o le mail, maratone telefonica, il telemarketing, gli eventi speciali, sollecitazione porta a porta, pubblicità sui media. Ovviamente alcune sono antipaticissime, per cui già le casserei. Però diciamo che quello che dà maggiori risultati è sempre il colloquio personale. Però è ovvio che non posso incontrare tutti quelli che mi danno 5 euro. Però se organizzo una cena sociale ho già più un'attività, un evento, un pranzo, ho già più un'attività, posso fare più pubbliche relazioni. Ho una giornata dedicata al cosiddetto open day.
piuttosto che adesso molti organizzano le maratone, piuttosto che le giornate sportive non competitive, le passeggiate, sono tutte dinamiche che mi permettono di catalizzare una serie di persone concentrate lì e in cui io gli dico qualcosa. Banalmente gli do in mano un qualcosa del progetto, piuttosto che già quando invito a partecipare gli ho raccontato il progetto, si devono iscrivere per partecipare, quindi le ho schedate tutte, quindi quando gli scrivo gli dico grazie a tutti per aver partecipato, insieme a voi abbiamo raggiunto questo meraviglioso obiettivo, sappi che abbiamo ancora tanto bisogno di te e ti dico come puoi farlo. Per cui è l'attenzione sempre su più livelli. Proprio perché vi ricordo che al di là del dono di per sé, della donazione, mi interessa il donatore, per cui instaurare una relazione con questo, per cui devo mettere a sistema una serie di strumenti. Adesso arriviamo a voi. Questo qui l'abbiamo visto, della giusto per sé, che tecnicamente diventa questa roba qua. Che adesso proviamo a rifare. Questa è una tabella dei range. Dopo di questo c'è una scansione temporale, definisco gli strumenti di comunicazione, ve ne faccio vedere anche un paio, fatti in casa più o meno, perché così vedete che non c'è bisogno di spendere dal grafico. Ma questo qui è già tecnica, dalla filastrocca e la poesia, poi diventa questa cosa qua. Allora, qui banalmente questo progetto, che questa qui è vera, di un lavoro che stiamo facendo. Allora, mappate le relazioni del territorio, il fabbisogno di questo progetto, una cosa e l'altra, qui l'obiettivo è 45.000 euro. Questo progetto vale 45.000 euro, che sono quelli che devono trovare con la raccolta fondi, quindi col fundraising. Dividendo in grandi e grandissimi, medi e piccoli, loro si sono dati, dalla mappatura delle relazioni sul territorio attuali e potenziali, sono dati questi obiettivi, cioè di trovare 10.000 euro dai grandi e grandissimi donatori, 24.000 euro dai donatori medi e 11.500 euro dai piccoli donatori. Ora, non l'ho detto prima, ma grandi, piccoli e medi, non è che c'è una cifra per cui mi dici 10 euro è piccolo e medio e 5.000 euro o è grande o è grandissimo, ma la suddivisione dipende dal vostro progetto. Cioè, se il mio fabbisogno di un anno, ribadisco quello che vi ho detto stamattina, è che ci cambia la vita perché riusciremo a fare meglio una serie di attività e quindi a migliorare la vita di X persone, 2.000 euro in un anno, magari il mio grande donatore è uno che mi dà 100 euro e uno piccolo è uno che mi dà 2 euro della lotteria. Se io però devo fare un investimento, che devo costruire una nuova sede, posso anche decidere che strategicamente, siccome in questo momento mi servono i muri, vado a lavorare solo con i medi o con i grandi e grandissimi donatori, per cui per un anno e mezzo provo a vedere chi mi dà tra i 1.500 euro e i 50.000 euro. Per cui il piccolo è uno da 1.500 e il grande è uno da 50.000 euro. Poi dopo che inizio a tirar sui muri inizio a sollecitare magari i piccoli che gli dico aiutami ad arredarlo perché è un po' più tangibile. Vabbè, sono strategie, scelte che uno può decidere di fare oppure no. Per cui il piccolo, il medio e il grande dipendono dal fabbisogno e dalla tipologia di progetto. Per cui non c'è una regola per cui 10 euro è piccolo. Quindi qua cosa hanno messo? Qui hanno messo i donatori, qua la tipologia, qui la previsione dell'obiettivo sul anno, ok? Non su tra sei mesi, in un anno. Qui c'è una stima del numero dei donatori, per cui loro ipotizzano che sul loro territorio 10.000 euro lo tirano su con 4 donatori, così suddivisi, ipotesi, uno da 5.000 euro, uno da 3.000 e due da 1.000 euro. Esattamente sì, e aver fatto a pezzi anche il progetto, poi vi faccio vedere, ok? Poi i 24.000 euro, l'ipotesi è trovarne 10 da 600 e 100 da 180, mano a mano, ad esempio gli 11.000 euro, qui hanno, per una serie di iniziative che vorrebbero fare, ne troviamo 1.000 da 5 euro. Vedete che numericamente i grandi sono piramide, sono minori e i piccoli sono maggiori. Ora, da quest'altra parte, io ho
Qua, chi sono sul mio territorio i possibili grandi, grandissimi donatori? Se io inserisco queste tipologie di mercati, per cui possono essere un club service, le aziende, le persone fisiche, delle banche, che possono essere anche i fornitori, delle fondazioni, va da sé che qua non c'è, però io metterò un'altra colonna in cui metto nome e cognome. Solitamente io faccio girare all'interno delle organizzazioni anche un foglio di Word in cui si dà a tutti quelli del comitato di fundraising, piuttosto che a tutti i membri del consiglio direttivo del CDA, in cui gli dice: ok, hai un mese di tempo, mi segni giù 10 nomi di persone fisiche o di aziende, poi domani, se mi ricordo, ve lo faccio vedere, e secondo mi dici, li conosci molto bene, abbastanza bene per niente, e mi dici se secondo te sono disponibili a donare soldi, relazioni, tempo o beni e strumenti. E intanto me lo metti lì e poi mi metti una croce se quando li contatto vuoi essere informato e vuoi che ci andiamo insieme oppure se non te ne frega niente. Questo perché ci sono delle informazioni che io le ho, per cui non so, un database minimo, anche cartaceo, un libro scritto a mano, ce l'abbiamo più o meno tutti, piuttosto che uno che ha il patrimonio di relazioni ti dice: io le ho tutte qua, gli dici: ascoltami, oggi pomeriggio stai qua 3 ore, ti faccio delle domande, tirami fuori tutti i tuoi ricordi e io li metto su un foglio Excel, banalmente. Chi è in amministrazione, 2 o 3 informazioni le ha. Devo poco alla volta farle confluire ed allargare la mappa delle mie relazioni. Quindi qua io avrò scritto i nomi e i cognomi. Banalmente, c'è una fondazione di impresa o di famiglia, secondo me se gli propongo tutto il progetto 5.000 euro me li dà, perché gli chiedo: tutto il progetto costa X, ti chiedo 5.000 euro per riarredare la cucina, e poi ti metto anche una bella targhetta con scritto grazie alla famiglia o alla fondazione XYZ, in plexiglass, trasparente, elegante. Gli anglosassoni fanno le intestazioni anche in vita, non solo noi ce le abbiamo in ricordo di, gli anglosassoni si intestano le biblioteche, ma in vita, non in morte. In Italia ci siamo ancora tanto. C'è ancora in Italia? Sì? Bene, non lo sapevo. Qua, persone fisiche se mi vengono in mente, e da qui i nomi e cognomi, da quest'altra parte io ho che cosa gli vado a chiedere e con quale strumento. Per cui qua gli chiedo, ad esempio qua c'era garantire ad un bambino vitto alloggio per un anno, ok, 600 euro, qui era su tutto il progetto, qua un altro esempio era 180 euro, poteva essere un RID bancario per sostenere un anno di, piuttosto che qua, vedete, c'era uno spettacolo a 10 euro per 150, dovevo tirare su 150 persone, piuttosto che 500 persone a 10 euro perché facevamo un'iniziativa con gli oggetti in piazza, ok? Piuttosto che facciamo una lotteria da 1000 pezzi a 1 euro e quindi l'obiettivo è di tirar su 1000 euro, piuttosto che sono di più tirar su 5000 euro, che la lotteria vuol dire tirar su anche i premi prima, non comprarli, per cui avere i premi donati, okay. Per cui vedete che alla fine, però adesso proviamo se qualcuno di voi ha voglia, con qualcuno di vostro, qualcosa di vostro. Alla fine questi 45.000 euro li ho fatti diventare tanti pezzettini. Lo metto su una scala del tempo e quindi decidiamo, la lotteria la facciamo con l'estrazione il 24 di dicembre. Se devo, sapete come si pianifica? Al contrario si pianifica, perché uno arriva sempre all'ultimo. Se io metto che il 24 dicembre ho l'estrazione, mi do, a seconda di quanti biglietti ho, in quanti siamo a smerciarli, fate magari blocchetti da 25, da 50, per cui fate dare delle donazioni secche da 25 euro, che fate prima, se ce la fate. Però. Ci diamo 3 mesi di tempo, estrazione, per cui dicembre, novembre, ottobre, settembre, iniziamo a smerciare i biglietti a settembre, consideriamo che c'è agosto, è vero che la gente lavora, ma magari la tipografia e quant'altro, vuol dire che dobbiamo andare in stampa per avere i biglietti lì a fine luglio o a luglio,
vuol dire che dobbiamo averci, diamo un paio di mesi, iniziato a cercare i premi, quindi definito se mettiamo dei loghetti, il numero, la quantità e quant'altro, l'abbiamo iniziata a febbraio. Ok? La lotteria. Poi decido la cena o lo spettacolo teatrale, poi decido che bisogna andare ad incontrare XYZ, fare il bando, quindi mi metto una scala del tempo, le azioni che devo fare e però conteggiandole al ritorno, perché altrimenti io non ce la farò mai qua, dandomi tempi. Ovvio che se facciamo 500 biglietti della lotteria è un conto, se però abbiamo in mente di farne 15.000 e siamo in 5 a piazzarli, non possiamo darci un mese di tempo, considerando che magari facciamo anche altro durante le 24 ore della giornata. Per cui tendenzialmente nella pianificazione si va a ritroso, non si va in avanti, per scoprire che è già tardi, solitamente è già tardi. Qua uno si stabilisce delle cosiddette linee della morte, le deadline, si chiamano così, e tradotto in italiano è linea della morte, so che non è brutta, deadline è un po' più, deadline, un po' più strano, però io traduco perché italianizzo. In cui sono i punti di non ritorno, cioè se io non vado in stampa entro il 28 di luglio, il grafico mi ha detto che è chiuso, sicuramente mi dai biglietti a metà settembre, ma se io ne ho bisogno i primi di settembre, e quindi ci sono dei punti in cui quel lavoro lì entro quella data deve essere fatto, altrimenti rischiamo che slitta tutto, esattamente. Questa cosa è assolutamente operativa. E per fare questo tipo di proposte io ho fatto a pezzi il mio progetto, perché potrebbe essere che qui ho il Rotary, ma magari ho gli alpini o non so, gli amici del mare o il circolo velico che, con cui posso andare a parlare. Se parte del mio progetto è che li devo portare in barca a vela, me li portano in giro loro, facciamo una partnership a gratis e quindi facciamo tutto un progetto di condivisione, di comunità, per cui i ragazzi della comunità insieme ai giovani del circolo velico e quindi si insegnano tra coetanei, metto in piedi un ambaradan pazzesco, per cui lo faccio. Uno, al posto di dover spendere 5.000 euro di progetto, ce l'ho gratuitamente, ma aumento la mia reputazione sul territorio, creo una partnership con un'altra organizzazione, entro potenzialmente a gamba tesa in una relazione in cui altrimenti non sarei entrato, per cui faccio lievitare il mio progetto. Però anche questo, se a Foggia o da un'altra parte qui vicino c'è un circolo velico che ha dei giovani che sono già delle cose sensibili, per cui sto mappando le mie, arriva dalla mappatura delle mie relazioni. Okay. Per questo che io dico va fatto prima, per cui ci prendiamo un po' di tempo per farlo prima e poi ci diamo un tempo che è più o meno un anno per realizzarlo, perché se io devo mettere tutte queste cose a sistema, le giornate sono comunque di 24 ore, per cui vado, fisso il colloquio con gli amici del circolo velico, avranno un presidente, un direttivo, vado, facciamo due chiacchiere a voce? No, solitamente bisogna lasciargli qualcosa lì, non abbiamo niente, dobbiamo preparare una proposta, come la prepariamo? Facciamo 10 slide in PowerPoint, stampiamo una cosa in casa su un foglio A3 che poi pieghiamo e ce lo stampiamo fronte e retro, in cui spieghiamo chi siamo, cosa facciamo, i nostri valori, perché è importante fare questo progetto. Perché così io glielo lascio lì, loro ci pensano, intanto se lo guardano, dopo un po' li ricontatto. Per cui a tutto questo tipo di ragionamento segue che io dovrò anche andare a definire qual è tutto il materiale di comunicazione che mi serve. Con materiale di comunicazione legato al fundraising io intendo dai pieghevoli, sito internet, la pagina Facebook, Twitter e tutti i social network che adesso vanno di modissima, ma o li gestisco, li so gestire, oppure anche no, grazie, perché altrimenti sono più un danno che il resto, questo secondo me, ma anche le lettere che scrivo, le presentazioni in PowerPoint che faccio, anche tutto questo è materiale di comunicazione. Banalmente scrivo una lettera, solitamente a chi potrebbe darmi, potrebbe essere un partner importante, scusate, scrivo una lettera o una mail per chiedere un appuntamento, non per chiedere 2.000 euro. Ci posso scrivere una lettera per sollecitare quelli che sono venuti all'iniziativa, gli dico cari amici grazie veramente,
questo progetto, però faccio delle stringhe di donazione un po' più basse. Per cui decido con 10 euro, con 20 euro, con 50 euro. Le tempistiche, che è un po' questo che vedevamo prima, in cui vado a farmi una scala dei pesi. Se sono bravo, tra le azioni e i mesi metto una casella e scrivo chi fa che cosa, in cui metto anche chi fa che cosa oppure con chi devo confrontarmi. Per cui per fare questo tipo di azione devo parlare anche con Paolo e Caterina, che sono uno l'amministrativo e uno è quello che si occupa dei ragazzi, delle attività ricreative dei ragazzi. Piuttosto che per fare quest'altra cosa devo parlare con un'altra funzione all'interno dell'organizzazione. Piuttosto che questa cosa la faccio con quelli del comitato. Perché in questo modo avete anche il carico di lavoro di con chi dovete parlare per prendere la decisione. Io non so, magari li usate già questi strumenti, che sono un po' degli strumenti di project management, poi non so, a seconda dei livelli. Qua sono molto semplificati. Vado anche a definire il budget, perché non è che non costa niente, cioè il fundraising non è solo una voce, non è solo una voce in entrata, ma anche una voce in uscita. Banalmente, Marco, le ore che è sempre pagato dalla cooperativa, sente? È sempre pagato dalla cooperativa, però al posto di, come dice, faceva l'esempio stamattina, al posto di fare 36 ore, 40 ore l'operatore, 10 a settimana di quelle pesa sulla voce attività di fundraising. Piuttosto che devo stampare il pieghevole, devo rinnovare il sito internet, e sito internet poi anche attività di comunicazione istituzionale, però devo stampare un pieghevolino del materiale di comunicazione sulla campagna, devo prevedere un minimo. Piuttosto che devo mandare 10 lettere, minimo di spese di segreteria, perché se poi vado in amministrazione e mi dice no, ma ancora lettere, i bolli, guarda che costano, cioè non ci sono soldi. Per cui devo preventivarle a spanne. Più o meno, se io voglio raccogliere 100.000 euro, devo ipotizzare che 30 li devo investire. Più o meno il 30% in una fase di startup. Poi che sia una persona che è retribuita, che sia invece il tempo di un volontario, e quindi diciamo non mi costa, è la stessa cosa, però è che dicevamo stamattina, quello che mi torna è pari all'investimento che io faccio. Però nella pianificazione inserire sempre un minimo di budget, perché altrimenti gli altri pensano veramente che sia solo una voce d'entrata, poi quando vi servono due soldi dicono no, ma dai, dobbiamo organizzare l'open day e fare un minimo di rinfresco, no, non ci sono i soldi, non me l'hai detto, non li ho messi a budget. Però no, anche qua non sparo delle cifre, perché siccome ho pianificato prima le attività e magari mentre le pianificavo so anche già se abbiamo un minimo di margine quest'anno oppure se no, poi ridimensiono, come dicevamo prima, quello che realmente sono in grado di fare e realmente sono in grado di realizzare. Vi faccio vedere due cose. Allora, perché eravate più vivi stamattina? Facevate più domande? No, lui faceva più domande. In effetti era lui che faceva più domande. Allora, ve ne faccio vedere due. Faccio vedere tre diverse. Okay. Questa qui è una campagna. Questa qui è una campagna in corso. Vediamo se facciamo. Tanto non lo vedranno mai in internet. No, poi sono bravo. No, come si faccio a tirar su questa barra?
Allora, praticamente è una 3 stampato fronte e retro in digitale, per cui ne posso stampare anche 10 copie e poi dopo lo cambio. Tra le altre cose, loro hanno una ragazza adesso che sta facendo il servizio civile da loro, dalla mappatura anche delle relazioni interne, che sta facendo il servizio civile, che ha fatto la scuola grafica, per cui stanno facendo fare un po' di cose a lei in prospettiva anche poi di tenerla. Allora, adesso la vedete com'è impaginata. Questa qui è la campagna che hanno scelto il nome quelli del comitato. Questa qui è i loghi della realtà. Questa qui è una comunità. Loro in 10 anni, 11 anni hanno tutte delle realtà di proprietà. È un investimento loro. E uno dei loro problemi era il fundraising, ci aiuta a migliorare e potenzialmente a crescere ancora, ma molto orgogliosi di dire fin dove siamo arrivati, l'abbiamo fatto con una logica di investimento e di propensione al rischio. Poi ci sono delle organizzazioni che ce l'hanno e delle organizzazioni che ce l'hanno un po' meno. Questa qui è, la vedete male, però è una foto di sera. Questa qui è una comunità, ci sono delle persone con disabilità. Il nome è uscito Buonanotte Sognatori perché devono rifare la zona notte della comunità. Vi faccio vedere prima dentro, quindi quello lì è il fronte. Internamente c'è qui, allora, spiegato che cos'è qua la cooperativa, di che cosa si occupa. Qui alcuni numeri, per cui dalle persone assistite, alle ore di assistenza, quanti dipendenti, qual età media, quanti volontari, quanto è il fatturato, quanti soldi reinvestiti all'interno della realtà cooperativa. Qua è spiegato un po' questa comunità, chi ospita e quali bisogni hanno questi ragazzi, e di qua c'è l'obiettivo della campagna, cioè di arredare la zona notte con un'immagine di come è e di come vorrebbe essere. Abbastanza semplice. E qui dietro c'è il come donare, in cui questa qui è pensata con i conti correnti, in cui è pensato questo per dei medi donatori, per cui vedete quello che dicevamo prima. Allora, 250 euro contribuisce all'acquisto di un kit notte, per cui lenzuola, piumone, coperte. Poi 500 euro contribuisce all'acquisto di comodini, scrivania, scarpiera per una stanza, piuttosto che 750 euro contribuisce all'acquisto di un mobile per il bagno, piuttosto che con 1000 euro contribuisce all'acquisto di un letto, struttura e materasso. L'hanno fatta identica con dei range di donazione molto più alti, fino a 10.000 euro, ovviamente che rivolgeranno ad altre persone. Uno strumento di questo tipo però non è che lo spedisco a casa, hanno una lista di contatti, tra cui anche alcuni loro fornitori, alcuni dalla loro mappatura delle relazioni, per cui adesso fisseranno degli appuntamenti, andranno a presentargli il progetto, glielo spiegheranno, stanno organizzando anche che ti porto in comunità a vederla, per cui ti rendi conto, per cui poi inizia tutta la dinamica relazionale. Sui piccoli donatori loro hanno deciso di fare sulle attività del tempo libero, che loro hanno chiamato dall'anno scorso con una campagna che si chiama La vita è bella, la felicità oltre la dignità, perché loro dicono: noi facciamo già delle cose e le facciamo anche molto bene, per cui la dignità la diamo, anzi di più di quello che sarebbe la soglia minima, ma la nostra aspirazione è quella di renderli felici, per cui serve un gap che nessuno ci paga e quindi è un investimento in qualità. Tutte le attività di tempo libero, le vacanze, la piscina, la squadra di calcio, loro l'anno scorso sono inventati questa campagna che si chiama La vita è bella, che è rivolta tutta ai piccoli donatori, per cui la cena sociale, la festa di paese, la festa in cui ti ospitano gli altri, il 5 per 1000, la lotteria, i banchetti, vanno a finanziare l'altra campagna di raccolta annuale. E le attività le fanno insieme al comitato di fundraising. Per cui come loro quest'anno hanno differenziato. Questo è un materiale abbastanza simile, per farvi vedere, è quest'altro. Questi qua dovevano realizzare, arredare una nuova comunità. Anche qua dentro chi sono, cosa fanno, la loro mission, territorialmente dove sono, la nuova casa, quali erano le informazioni anche tecniche, per cui quanti spazi ci saranno, tipo qua, 3 sale, una stanza per la musicoterapia, una palestra, bagni assistiti, sala polivolente, uffici e quant'altro, quindi
costruita come l'altra semplicemente, e qua c'erano le stringhe di donazione. Qua era per i grandi e grandissimi donatori, qua era 2.500, 5.000, 10.000 euro. E anche qua, sostieni le attività educative del centro aperto per minori, sostieni l'attività di riabilitazione della palestra, sostieni le attività laboratoriali del nuovo centro diurno. Poi ce n'era un'altra fatta sul bagno assistito, per cui si è cercato un grande donatore che pagasse le vasche, quelle cose lì che costano un sacco di soldi. Però anche questo qua, il ragazzo che sapeva smanettare un po' in internet, cioè un po' con publisher e queste cose qua, se l'è costruita. Vedete che da un punto di vista, in questo modo però io ho qualcosa in casa, adesso affittano, adesso non so come siete organizzati voi, però affittano anche le stampanti, quelle che pagate l'affitto in base alle copie che fate. Alcune, poi la carta fotografica, costa un po' di più, ma non costa tantissimo, per cui riuscite a stamparvi fronte e retro anche a colori delle cose carine, se riuscite a gestirvele. Però intanto quando io vado qualcosa in mano da lasciare del progetto. Vi faccio vedere un'altra cosa. Questa qui invece era per una cena con degli imprenditori, se mi si apre, per realizzare, prima che venisse realizzato, un hospice per malati terminali, se si apre. Qua sempre vedete con i vostri loghi, le vostre cose, per cui siete visibili, uno si abitua a vedervi. Qui cos'è successo? Zero soldi, hanno fatto Fondazione Cariplo a dei bandi che si chiamano emblematici, che ogni 7 anni girano sulle province lombarde e danno fino a 2 milioni di euro di contributi. Allora, lì hanno detto proviamo a fare il bando Cariplo, ma per fare questo tipo di bando 6 mesi ci si è lavorato. Cioè, non è che intanto si faceva anche altro. Ci è andata bene e hanno dato 1 milione di euro. Allora hanno detto va bene, adesso da sogno diventa realtà. Hanno iniziato a fare un'attività però in una prima fase con gli imprenditori, provando a proporgli l'intestazione delle stanze. Adesso è partito, funziona, e un anno fa l'inaugurazione, scene che io pensavo solo in America, per cui la gente che andava a vedere se c'era la targa giusta, gente commossa perché magari l'aveva intestata ai familiari piuttosto che quella del Rotary, per cui andavano a vedere se la targa c'era, e io ho detto no, no, non ci credo. E invece sì, perché è assolutamente impattante, perché si lega a lasciare il ricordo. Assolutamente, assolutamente, ma è senso di appartenenza e di partecipazione. Assolutamente, quello lì è lo stadio degli Juventini, per cui hai, cavolo, io ho 5 stelle. Sì, perché l'ha fatto vivere come se fosse una cosa anche loro, per cui aiuta la tua squadra del cuore a costruire lo stadio che è il nostro stadio. Chiamali stupidi. Qua si è presentato, qua era il cosiddetto rendering, per cui nello spazio far vedere come sarebbe stato. Qui era, ok, qui era il bisogno, con una foto aerea della struttura, e quindi dire perché abbiamo deciso di fare 3 milioni di investimento per costruire questa cosa qua, non perché siamo degli pazzi, ma perché in un'area di X chilometri ci sono solo, in città e dall'Alta Val Camonica sono 120 chilometri, c'è un ospedale che ha tot posti, la lista d'attesa è più di 60 persone, c'è un bisogno. Quindi lo studio del bisogno, ti spiego come mai, il comitato scientifico, che c'erano un po' di persone, diciamo anche medici e di un altro hospice della città, che davano un po' di testimonianza, qua ti spiego il progetto con delle mappe, per cui ti dico una struttura residenziale da 20 posti, uno snodo per le cure palliative domiciliari, per cui do una serie di informazioni e ti dico anche perché per noi è importante come le faremo, perché anche a fine vita c'è bisogno di dignità e rispetto e assistenza
al dolore, per cui le cure palliative, sapete tutti cosa sono, e quindi di serenità, per cui c'è una filosofia dietro, e quindi io te la illustro. Ti dico l'investimento, per cui quanti soldi mi costerà, e te lo divido anche in realizzazione delle opere, in consulenze tecnico-scientifiche, in comunicazione fundraising, e poi le spese varie amministrative, per cui non sono andata a conteggiare solo l'investimento dei muri, ma di tutto quello che richiede il progetto. Ti dico che soldi abbiamo, per cui dell'investimento, soldi certi di Fondazione Cariplo, il BIM non so se esiste qua, immagino di no perché non ci sono le montagne, è il bacino imbrifero montano, cioè quell'ente sovracomunale che tira le royalty sull'utilizzo delle acque dalle centrali. Per cui ci sono nelle valli alpine dove sto io, e quindi hanno un po' di soldini, hanno deciso di finanziare questo progetto. Poi ti dico, in acquisizione c'erano questi soldini da una banca, poi si faceva un mutuo e altri, i soldi che stavano fuori da fare attività di raccolta fondi erano circa 400.000 euro, che erano l'obiettivo dell'attività di raccolta fondi. Per cui ti faccio vedere che cosa mi costa e che mi sto attivando, e che ti chiedo di fare un pezzettino insieme a me. Qui una spiegazione, diciamo, del perché il fundraising era, diciamo, il rendere partecipi che ognuno faceva il suo pezzetto. Qui ti spiego quello che abbiamo visto prima, molto più semplificato. Qua i piccoli non c'entrano, non ci sono, perché devo tirare su dei muri. Se uno gli dico dammi 10 euro per un investimento che è quasi 3 milioni di euro, lo sminuisco, per cui lo attivo poi dopo eventualmente. Per cui vedete che c'era l'obiettivo di donazioni tra i 20 e 5 mila euro e 1.000-5 mila euro. Le stanze erano 10 o 15 mila euro, cioè non erano pochi soldi. Se te vuoi la stanza intestata, erano almeno 10 mila euro. C'è una famiglia, due fratelli, che hanno dato 30 mila euro in due, perché una l'ha intestata la mamma e una l'ha intestata papà. C'era una dipendente il cui papà faceva parte della fanfara degli alpini, cioè la banda degli alpini, che ha portato a casa il progetto, e suo papà ha detto, ah che bello, ne parlo con il mio presidente. E allora un giorno gli alpini, sotto Natale, hanno telefonato e hanno detto, presidente, venga che al concerto di Natale dei primi di gennaio le diamo un assegno da 10.000 euro perché ci è piaciuto il progetto, abbiamo fatto una raccolta fondi noi, venga a ritirarlo. Piuttosto che poi è morto questo papà di questa ragazza ed un altro, e hanno deciso di intestare come alpini e fanfara, di prendere una stanza per intestarlo a queste due persone. Ora lì è perché questa dipendente partecipava al comitato e girato che il progetto anche all'interno della struttura, per cui poi smuovi delle situazioni, e la logica di se non faccio niente non succede niente, no? Poi qua la comunicazione, che attività di comunicazione avremmo fatto, e qua c'erano, vedete, c'era, vabbè, qua non c'è il 15, c'è 10, 5, 3.000, 1.500 euro, e quindi era doni una stanza completa per un paziente, realizzi un ambulatorio medico, attrezzi la cucina di piano, contribuisci a donare l'hospice di una cappella per i pazienti e i loro familiari, e poi qua c'era anche le piccole donazioni, poi sono importanti, puoi donare con una serie di range di donazioni. Questo è un po' più articolato, ma è la messa a sistema di tutto il processo che dicevamo prima. Queste slide sono state presentate appunto a questa cena, in cui sono invitati a cena questi gruppo di imprenditori, gruppi separati perché due o tre si incontrano, si cacciano le dita negli occhi, per cui ne hanno organizzate due, cena ovviamente offerta dall'ente, con la scusa di presentargli il progetto. A quella cena poi è seguito che tutti sono andati a casa con la loro brochure, e dopo un po', alcuni per un anno e mezzo li hai intanto chiamati, ha deciso, ha pensato, ma ci risentiamo, vuol vedere le piante, abbiamo iniziato a scavare, stiamo tirando sui muri, venga a vedere le prime stanze. Cioè, non è che sono venuti a cena il giorno dopo piovevano i bonifici. Questo è la pianificazione, da analizzo le mie relazioni, faccio a pezzi il mio progetto e metto a sistema tutto poi in un arco temporale.
queste realtà che vi ho fatto vedere sono realtà molto simili alle vostre. Alcuni, adesso io non so i numeri di dipendenti o di soci o di associati, se siete associazioni che avete voi, ma ad esempio quella di prima, che aveva il logo con la manina colorata, sono in 35-40, cioè hanno solo un servizio, non sono tantissimi. E sono in una valle alpina, prealpina del Veneto, è vero, tu dici, al Veneto non è la Puglia, sicuramente, ma in una valle, non è, in cui tutta la valle fa 20.000 abitanti, capite che non è... In realtà che fanno fatica a rispondere a dei bandi, perché rispondere al bando, per come è concepito oggi, significa inventarsi un qualcosa di nuovo, mentre le varie realtà vogliono fare quello che hanno sempre fatto e magari farlo un po' meglio. Per cui in questa direzione come ci possiamo aiutare? Cioè, laddove non c'è un progetto, come strutturiamo, come ci aiutiamo a strutturare una campagna di raccolta fondi e come la comunichiamo senza rischiare di andare a chiedere semplicemente, dico semplicemente anche se non è banale, i soldi per andare avanti sostanzialmente? No, sì, allora, secondo me che le organizzazioni non abbiano dei progetti non è vero, cioè bisogna capire, allora condivido la tua analisi, nel senso che i rischi anche non solo dei bandi pubblici, ma anche dei bandi nella logica di appalti con l'ente pubblico, ha creato secondo me in alcuni casi una distorsione per cui le realtà, soprattutto le cooperative, si inventavano dei servizi perché c'era il bando. Perso il bando o finito il bando di un altro, chiudevano il servizio. Però questo ha portato a delle valutazioni di opportunità sul momento, ma poco strategiche sul lungo periodo, che forse è un po' la stessa sorta, per cui c'è il bando, mi invento un progetto ex novo, lo lancio, magari rispondo ad un bisogno, finisco i soldi del bando perché non penso alla sostenibilità nel tempo del progetto, perché il bando magari mi può avviare lo startup e quindi può essermi d'aiuto, ma in quella fase di startup io devo preventivare che mi organizzo per sostenerlo nel tempo e poi lo chiudo. A mio avviso, ma proprio guia pensiero, perdendo un po' di vista anche la mission dell'organizzazione no profit, nel senso che io faccio un servizio per rispondere a un bisogno, do l'illusione a X persone che rispondono al loro bisogno e poi gli dico scusate ma ho finito i soldi, arrangiatevi. Vabbè, ma non si bruciano. È certo che si bruciano, però a mio avviso, quindi per evitare anche questo rischio, fare un'analisi della propria organizzazione, facendo anche una mappatura di chi siamo, cosa facciamo, mi permette anche di tirare fuori e di vestire da progetto, anche per la raccolta fondi, delle attività che noi già facciamo. Quella che vi dicevo prima, tipo la vita è bella, non è che si sono inventati delle nuove attività per farla. Hanno messo a sistema, siccome faticavano, hanno messo a sistema una serie di attività che loro facevano, e li hanno fatti diventare un progetto, vestendolo da un punto di vista di impatto di comunicazione. Per cui non è il laboratorio di teatro, il laboratorio ricreativo, il laboratorio di orticoltura, ma è la vita è bella, in cui ci sono dentro 7 cose. Per cui non mi sono andata ad inventare un progetto nuovo. Per cui sicuramente ci sono dei progetti che già le organizzazioni hanno, e quando noi diciamo la differenza anche delle tipologie di attività di raccolta fondi, allora se io mi baso sulla mia attività ordinaria vado a vestire da un punto di vista di comunicazione, di progetto per il fundraising, dei progetti ordinari, cioè dei servizi, delle attività che io faccio durante l'anno. Può anche essere, e quindi è un processo di vestizione, chiamiamolo così, non mi viene un altro termine. Comunicazione. Sì, di comunicazione, nel senso che dico, ragazzi, sì, se questi 25.000 euro all'anno che in questo momento facciamo un po' fatica e rischiamo da qui ai prossimi 2 anni di tagliare questi servizi che però sono importanti, riuscissimo a tirarli fuori da un'altra parte sarebbe meglio, perché riesco poi a reinvestirli, piuttosto che li facciamo, però se riuscissimo ad aggiungere 5.000 euro potremmo fare anche quest'altro pezzettino, però diciamo che sono attività annuali ordinarie dell'organizzazione, quindi vado a fare un processo di vestizione dal punto di vista di comunicazione.
Altra cosa invece, quando dicevamo prima gli obiettivi strategici di sviluppo dell'organizzazione, se tu mi dici al di là di questo il nostro problema è avere una sede, rimbiancarla, riarredarla, per cui quello è un'altra tipologia di progetto. Per cui magari posso cercare, il bando diventa una delle dinamiche, degli strumenti che io posso attivare su un mercato della pubblica amministrazione, ma non diventa l'unico. In questo modo io posso usare sia il bando per attivare lo startup, ma poi sollecitare gli altri mercati del fundraising anche per poi portarlo avanti il progetto. Non so se ti ho risposto però. Sì, di fatto è che appunto bisogna, facendo un'analisi dei bisogni dell'associazione, capire come vestire, tra virgolette, da comunicare come progetto l'attività ordinaria. Anche sì, sapendo che ovviamente nei servizi alla persona gli operatori che fanno il servizio non sono un costo fisso, ma sono il costo del progetto. Sì. Cioè, se io ho nei servizi alla persona l'80%, un po' di più, ditemi voi, dei costi fissi, dei costi sono sul personale. Ora, un conto è se ho, diciamo, la struttura fissa, l'amministrazione, quelle funzioni trasversali, un conto sono gli operatori, cioè quelli che stanno con i bambini al nido, quelli che stanno con i disabili al centro diurno e che fanno le attività, quelli che stanno con i nonnini. Se io tolgo quello, perdo, cioè non ho il servizio. Non so se mi sono spiegata. Per cui nel conteggio non è solo l'acquisto delle matite, pennarelli e foglioni o del fisioterapista, logopedista o l'artista o il musicista che viene due volte a settimana a fare il laboratorio, ma ci saranno sicuramente anche le ore delle persone all'interno del mio progetto dedicate a fare quel tipo di attività. Banalmente, facciamo l'ipoterapia, sarà il maneggio, il nolo del maneggio per X giornate, ma saranno anche il costo di una o due persone, dei uno o due operatori che li accompagnano lì, così come il trasporto del pulmino, del furgone per andare lì. Questi sono i costi del mio progetto, per cui parte dei costi che tu dici fissi, chiamiamoli così, che deve sostenere l'organizzazione, sono anche spalmati all'interno del progetto. Per cui a volte è provare anche, rispetto ad attività che già voi fate, a provare a sperimentare come metterle a sistema con un'attività di raccolta fondi, anche per migliorarle. Altre domande? Basta. Beh, allora, se mi fa fare le domande, mi fai fare le domande, poi non ne avete domande. Dubbi, perplessità? Ve li fate venire per domani? Sei? Terrorizzata? No, sto già facendo il progetto. Stai già facendo il progetto? No. Io per quanto mi riguarda, ad esempio stamattina dicevo che non ho ancora esperienza per il settore, no? Però poi mi sono ricordata che Sì, lì poi ad esempio su questa cosa dello spazio verde vi servono anche dei giochi, dovete solo piantumarlo e gestirlo. Per cui è il cioè, nel senso, nella mia mappa delle relazioni non è detto che voi dobbiate recuperare solo soldi e comprare tutto. Piuttosto che invece faccio un'operazione di people raising e tipo comitato cittadino anche poi per la gestione e la pulizia del parco giochi, per cui non so, qualcuno che poi si occupa di, piuttosto che c'è bisogno di un gazebo, piuttosto che di mettere
di piantare delle piante, per cui lì potrei ragionare o di soldi o anche di pensare a qualcuno che mi dona dei beni, per cui una donazione, un'erogazione in natura. Però assolutamente sì, ad esempio, quanti genitori siete, tutte queste cose che abbiamo detto oggi, secondo me stanno assolutamente in piedi, per cui fare una mappatura delle relazioni, sicuramente adesso fare anche un'attività di lobby, per cui non so, siete 10 genitori, 20 genitori, però nella scuola magari dei bambini ce ne sono molti di più di genitori, ci sono le maestre, c'è il preside, per cui capire anche, non so, di sfruttare le relazioni e alcune pressioni anche da un punto di vista di referente istituzionale che può avere il preside, piuttosto che il preside vi dice me ne frega niente, arrangiatevi perché ho altro a cui pensare, piuttosto che invece avete degli altri genitori che vogliono collaborare, per cui fare anche un'attività per portare a conoscenza di questo In questo progetto caso gli stiamo altri. collaborando anche con una Però ad esempio anche attivare già altre strategie assolutamente sì, secondo me sì. Poi non so, il parco giochi è chiuso, per cui è solo per i bimbi della scuola, è un allora, parco giochi che la riguarda cosa che anche. mi è piaciuta, la nostra idea è quella di farne usufruire ai bimbi durante la scuola e però organizzarci anche in modo tale che nelle giornate festive e la domenica ci si organizzi per aprire quello spazio anche quando la scuola è chiusa. Per cui vi servono anche delle persone per eventualmente fare queste cose, per cui quello che voglio dire io è non è un progetto in cui va da sé che l'attività di raccolta fondi, ad esempio, io farei una lettera firmata dal preside o dal comitato a tutti i genitori dei bambini che stanno lì a scuola, piuttosto che un'iniziativa di sensibilizzazione, per cui tipo, non so, con 5 euro aiuti a piantare la margherita, piuttosto che con 20 euro, per cui coinvolgere loro perché i primi beneficiari sono i loro figli, ma poi allargando il giro anche con delle iniziative di quartiere, perché banalmente se io lo voglio tenere aperto è poi un parco che io rendo alla cittadinanza e quindi faccio un servizio anche agli altri, per cui ci possono venire anche i bimbi degli altri, per cui non so, giocare sul fatto che ci sono pochi spazi verdi, è uno spazio di gioco protetto, gestito, autogestito dai famigli, dai genitori, per cui comunque c'è un clima di un certo tipo, c'è un controllo, perché no, bene, sono contenta. Fabio, per oggi il pane me lo sono guadagnata. Sono venute le idee, mi sento a posto con la coscienza. No, perché altrimenti non veniva neanche delle idee, andavo via, ripartivo domani. Tutto il viaggio verso Bari era angosciante. No, l'altra cosa secondo me interessante, provate a vedere la mappatura delle relazioni anche. E l'altra cosa è quanti soldi vi servono per fare questa operazione qua? Ok, quindi l'avete già definito. Richiesta dei preventivi, sconti. Non lo so perché di questo si è occupata la cooperativa, per cui al momento so che questo è il budget per Quanto tempo abbiamo ancora? Mezz'ora. Mezz'ora. Lui non ce la fa più, lui se ne sta andando. Torni però domani. No, guarda che se non torni, la prendo malissimo, perché hai iniziato stamattina. Sì, no, perché mi faccio dire da lui dove abiti, perché ho capito, cioè vi conoscete. No, hai iniziato dicendo, ma altri corsi me ne sono sempre andato perché non mi portavo a casa niente. Per cui se domani mattina non ci sei, o se arrivi in ritardo, mi avvilisco. No, mi avvilisco. Stronchi la carriera come Mi stronchi la carriera e poi Fabio mi dice, no, quell'amica che mi ha detto, no, chiama lei che è abbastanza bravina e empatica, e poi dopo mi tirano le orecchie in due, non è bello, non è accoglienza questa. Non si fa. Allora, hai detto 35.000 euro, giusto? Scusate, ci vediamo domani. Ciao, ciao, allora, questo allora, se proprio devo, faccio atto di presenza un paio d'ore. Ciao. Sono più sciolta, mi sto anche dimenticando che tutta questa roba qua in streaming, è online, tutte queste figure, non dirò a nessuno il link del vostro sito internet, ci pensi tu, lo spari nel mucchio. A casa mamma che mi dice, ma come? Ok, allora 35.000 euro, ok, allora proviamo veramente se vi va questa mezz'ora, vi va? Adesso ho preso lei, però magari chi viene domani? Sì,
sì, perché si passa da vento, aria, un bollore di caldo, condivido. Qua, se avete altri bicchieri, l'acqua è anche a disposizione di... Sì, 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 non è solo... Non so, scusa Fabio, se hai altri bicchieri? Il signore sì, se abbiamo un altro bicchiere. Allora, 35.000 euro che è il budget. Ok? Che è il budget sull'attività di fundraising, giusto? Poi, minimo minimo, anche tramite Fabio manda una mail e ci dice se li avete raggiunti i soldi. Allora, proviamo a fare... Ok, questo qui è il budget e l'obiettivo economico. L'obiettivo invece del progetto. Allora, abbiamo detto che è un parco, un giardino pubblico. Un parco giochi. Allora, un parco giochi. Essenzialmente per i bimbi della scuola, quella dove è possibile anche per i bambini dei quartieri vicini. Ma scuola, elementare, media, asilo di infanzia, superiori? Tutto comprensivo, cioè materna, elementare e scuola media. Domanda, privato o pubblico? Istituto pubblico? Ok, no, nel senso che può avere anche delle altre. Tra le altre cose mi viene in mente, io ho un'amica che, ciao, che è quella che viene settimana prossima, Susanna, che lei ha, è sempre stato un genitore attivo e i figli sono andati alla scuola steineriana, non so se conoscete le scuole steineriane, e loro, i genitori, sono i gestori della scuola. Sia da un punto di vista amministrativo, ma di tutte le attività, per cui vabbè c'è dietro tutta una filosofia, che magari vi fate raccontare da Susanna, però lì c'è una vera e propria partecipazione attiva dei genitori, in tutte le dinamiche e attività, per cui sono molto coinvolti. Sempre di più vedo io mia cognata che fa l'insegnante, saluto tutti, no, che fa l'insegnante in una scuola materna, lavora per una cooperativa sociale di Milano e per un asilo nido, anzi, però ogni tanto anche loro si attrezzano, per cui se devono cambiare i mobili, chiamano i mariti, i fidanzati, vengono i genitori, imbiancano, sistemano, per cui queste dinamiche che è anche un modo per socializzare e tirar dentro nella vita, oltre che perché mancano i soldi. Ok, bimbini, istituto comprensivo, quanti sono? Spanne 100, 200, 300, 25, a nucleo familiare sono 1000 nuclei familiari. Ora, in questo momento me ne frega niente sostanzialmente, però è in un quartiere che sta abbastanza bene, in un quartiere... No, devi ridurre, perché non molte di quelle famiglie... Facciamo 1000. Non sono, molti dei bambini vanno a quella scuola, vengono da me al centro. No, 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 ma per capire, però la logica è che quello in cui credo io è che noi non dobbiamo, cinicamente tra virgolette, non dobbiamo escludere a priori delle persone perché pensiamo che non possano dar dei soldi. Perché? Sono okay. Sì. Sì. A me dalle esperienze che ho io le assicuro. No, 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 dipende, però siccome noi abbiamo detto che faccio dei range di donazione e abbiamo detto che io non cerco soldi solo, ma posso trovare tempo o posso trovare anche altri beni e servizi, può essere che io do in una comunicazione, attivati anche tu, cosa puoi fare con 10 euro, 50 euro, oppure puoi venire ad aiutarci con un'ora di tempo a tirar giù gli scivoli, a sistemarli, piuttosto che se vuoi la domenica ci aiuti a fare il comitato dei familiari e torniamo a tenere aperto il parco, piuttosto che i papà vengono e ci aiutano a tagliare l'erba, perché uno magari in cantina c'ha il tagliaerba e lo mette a disposizione degli altri, perché attenzione a fare dei ragionamenti che sono del nostro costrutto mentale, perché possiamo invece creare dei fraintendimenti e anche offendere delle persone, perché hai deciso tu che io non posso contribuire? Perché magari uno si potrebbe sentire offeso, no? Non sentire parte. Siccome noi abbiamo detto che andiamo a ragionare in termini di relazioni comunitarie, e in cui ognuno
al suo posto e fa una cosa, io li tiro dentro, cioè tu non è obbligatorio che tu mi dia dei soldi, intanto soldi mi puoi dare 2 euro che è la piantina, la primula, piuttosto che invece mi puoi dare un'ora del tuo tempo. Ok? E allora uno mi dice, non ti posso dare neanche 2 euro, però un'ora del mio tempo te la posso dare. Piuttosto che, guarda, non mi fa fare delle robe di intelletto, ma se bisogna venire lì a cambiare la palizzata, a tagliare l'erba, a piantare gli ulivi, vengo io perché lo faccio. Per cui è fare... Assolutamente. Assolutamente. E creo anche coesione sociale, perché il nostro obiettivo è quello lì. Ok? No, no, ma infatti ci arriviamo. Ci arriviamo. Allora, quindi ho il parco giochi, e il parco giochi potenzialmente è, ad esempio, ti do degli input. Quanti metri quadrati sono? Perché ti chiedo questo? Perché banalmente io potrei fare 35.000 euro diviso tot metri quadrati e dono un metro quadrato. Faccio una... E anche qua mi sono guadagnata anche la cena, il pranzo di oggi e la cena di stasera. Per cui sono dati che mi interessano. Perché? Perché io posso decidere che non chiedo a chi abita lì perché è un quartiere di un certo tipo, ma adesso, oltre ad avere una serie di dati quantitativi sul progetto, e mi vado anche a fare un servizio fotografico da varie angolazioni, per cui di com'è oggi, per così poi documento com'era, che magari era un po' abbandonato e adesso invece com'è bellino. Vado a chiedere in comune, se è del comune, se mi danno una mappa catastale in cui si capisce dove è inserito, perché io potrei andare anche a proporre il progetto per le finalità sociali che ha, per cui da un punto di vista del progetto mi servono gli obiettivi quantitativi. Ok, gli elementi quantitativi. Dall'altro mi servono quelli qualitativi. Per cui quali finalità, cioè abbiamo detto a quale bisogno risponde? Che è l'utilità. Ok? Quindi abbiamo detto di recupero spazio, ci sarà l'elemento della socializzazione, ci posso mettere legato a questo che siccome in un quartiere che ha dei problemi da un punto di vista di disagio economico, sociale, sto inventando, non li conosco, per cui il fatto di fare un'operazione di questo tipo, di rendere uno spazio, può rendere questo spazio sicuro per i bambini, può agevolare e facilitare le relazioni fiduciarie, la gente esce di casa, si socializza, per cui uno si sente meno solo, il fatto che è gestito da una cooperativa ma anche da delle famiglie, okay? Per cui vado a tirare fuori quegli elementi qualitativi, cioè il bisogno a cui risponde, perché altrimenti se te vai da qualcuno e gli dici voglio sistemare il giardino e farlo diventare un parco giochi, io ti dico bene, è stato, cioè, a me? Se invece tu mi devi convincere dell'importanza, aspettare quell'elemento emozionale. Sì, quell'elemento emozionale, perché io posso anche dire ok, questo tipo di leva può essere uno sugli altri genitori della scuola, sui vicini di casa del quartiere, ma può essere anche che vado in comune e dico oh, guarda che io metto a sistema questa cosa, piuttosto che vado da i negozianti del territorio, c'è un market, gli propongo di fare un'iniziativa insieme, poi se fai anche gli altri moduli, le idee ti vengono, per cui dici facciamo una campagna anche di comunicazione, mi metti fuori nei negozi del quartiere, il pieghevole aiutaci a realizzare il parco, e allora cioè, tiri dentro anche degli attrattori che possono essere interessati, ognuno ad una corda diversa. Perché abbiamo detto prima che non chiedo a tutti la stessa cosa, né in termini economici, ma perché, e lo vedremo domani mattina, i motivi per cui le persone fisiche donano sono i più diversi. E se io faccio questo lavoro devo avere un approccio anche un po' cinico, fatto salvo che, dicevamo prima, magari come policy dell'organizzazione, alcuni non ci piacciono e quindi diciamo no,
Per cui io devo mettere tirare fuori tutti gli asset del mio progetto e capire chi è possibilmente interessato a sposarlo. L'altra cosa che manca prima di questo è chi siete voi. Cioè, il fatto di presentarvi, siamo un comitato di genitori che, siccome c'è questa esigenza, abbiamo deciso di fare la nostra parte all'interno della società e del quartiere perché crediamo in un mondo diverso, uno spazio per cui se i bambini vivono attorno al bello, alla natura e possono socializzare, vivono meglio, crescono con dei valori. Sto sparando in questo momento, ma perché mi viene in mente una mia cara amica di Napoli, che quando vivevo e lavoravo a Napoli, una volta stavamo andando a Pompei e in autostrada passando da Torre del Greco c'erano un po' di baraccopoli con bambinetti che giocavano mezzi nudi, mi dice, vedi i nostri figli come possono amare il bello e proteggere le nostre città se sono abituati a vedere il brutto. Ok? Che è vera questa roba qua. Per cui il ragionamento è che io mi domando, perché i quartieri periferici li hanno sempre fatti brutti? Perché se, siccome sei sfigato e hai avuto delle sfortune nella vita, ti metto anche in un posto brutto, così ti abbruttisci ancora di più? Per non conoscere poi altre possibili realtà. Assolutamente. Tanto è vero che adesso ci sono tutte queste nuove dinamiche, per cui di sperimentazione, in cui fanno degli altri complessi anche di case popolari, in cui mettono insieme alcuni nuclei svantaggiati insieme ad altre persone per evitare l'effetto ghetto. Per cui, non lo so adesso se è un quartiere di questo contesto, però la valenza di dire abituare i bimbi però a vivere nel verde, a socializzare con gli altri, uno spazio tranquillo, perché magari qualcuno ha paura a far giocare i bimbi in strada perché le macchine, chissà chi passa, me lo portano via, chissà chi incontrano, i rischi, i pericoli, invece lì, per cui mi interessa sia la valenza del progetto ma anche chi siete voi. Perché molto spesso anche chi propone il progetto ha una credibilità in più, per cui ci siete voi, per cui una rete di cittadini, genitori, dei bimbi di questa scuola, della scuola stessa e di una cooperativa sociale che da tempo si occupa di questo e quest'altro, che state promuovendo questo progetto. Poi ognuno dovrà fare la sua parte, cioè vi dovrete fare una specie di comitato, che siete già nato, in cui vi parlate tra di voi, per cui mappatura delle relazioni e tutto quanto il resto. Però lei ha messo a frutto oggi, cioè adesso domani mattina li chiama e dite non so cosa avete deciso, ma ho il mio foglione e ho lavorato. Abbiamo un altro corso di fundraising fatto da un concorrente, Fabio, tuo, non mio. No, la battuta. Allora, quindi questo è tutto il pre, siamo sempre qui, però ad esempio se io leggo ai metri quadrati piuttosto che la pianticella o quant'altro, andiamo avanti, quindi chi siete voi? Da chi siete voi la mappa delle vostre relazioni? E abbiamo detto le famiglie della scuola, e poi come faccio ad informarle? Faccio un incontro a scuola pubblico in cui scrive il preside, l'invita e presentiamo il progetto, la nostra idea, e facciamo l'incontro pubblico e facciamo delle slide di PowerPoint in cui spieghiamo. Ok, e c'è già stato, benissimo. Dopo di questo, non so se è già stato, chiedete ai presenti di 1. Attivarsi e partecipare attivamente. 2. Eventualmente dovevano esserci delle proposte per fare una donazione di tempo o di soldi. Ok? Per cui se l'avete già fatto, non avete previsto questo, avete bruciato, diciamo, un punto. Ok, va bene. Ok, 2.
poteva essere, potrebbe essere poi una lettera del preside, perché stiamo lavorando con le famiglie della scuola e la relazione più forte ce l'ha il preside in questo momento. Lettera del preside. Scrivo male perché così non se lo può portare a casa e non è una consulenza gratuita, va bene? Perché altrimenti, no? Perché mi guardavi brutto e allora ho detto... La registrazione. Manna, oscuriamo questa parte. Allora, la lettera del preside in cui magari spiega e sollecita. Per cui, non so, eventualmente con 10 euro ci aiuti a piantumare, con 50 euro ci aiuti a realizzare un metro quadrato, oppure puoi dare la tua disponibilità per tenere pulito il parco, tagliare le erbe e quindi dare un'ora al mese. Scrivi a chiama X, bollettino di conto corrente postale. Chi raccoglie questi soldi? Quindi avete aperto un conto corrente? Ok, perfetto. Tutte le volte che arrivano dei soldi, lettera di ringraziamento, grazie, grazie, ti teniamo aggiornato al progetto, ti mando la foto che è di come è adesso. Tre volte grazie. Grazie, grazie, grazie. Anche 4, 5. Sicuramente è importante, perché effettivamente, cioè, tu prendi quei soldi, cioè, la questione di cortesia, di ringraziamento e soprattutto di fidelizzazione, perché un'altra volta la persona appunto si sente più gratificata nel donare la sua cosa. Ok. La cooperativa è dentro nel comitato? Nel comitato. Ok, allora, in teoria nella vostra mappa delle relazioni abbiamo la scuola, ad esempio nella scuola, oltre alle famiglie, secondo me, abbiamo anche i fornitori della scuola, tipo la cancelleria, non so, magari 50 euro o 100 euro me li danno. Io mi faccio, se è possibile, il preside si fa dare la lista dei fornitori, tentare, capisco chi c'è dentro, non gli escludo a priori. Poi, mappa delle relazioni, ognuno di voi del comitato, signori e dei genitori che si attiveranno, perché un'altra cosa che io posso chiedere con la lettera eventuale o nella giornata di raccolta fondi è di attivarsi al nostro fianco, di fare una donazione di tempo o di soldi, oppure di donare delle relazioni, per cui trovare altri 3 amici che facciano una donazione per realizzare il progetto. Quindi mappo le relazioni vostre del comitato, ognuno di voi un foglietto con tira fuori 5 nomi, 3 nomi, 4 nomi e poi capiamo insieme come metterli a sistema e dovete capire che ruolo ha la cooperativa, chiedere la stessa cosa anche alla cooperativa. Io non ho capito che ruolo ha la cooperativa. Lo staranno capendo. Può essere. L'idea è nata. Lavorando insieme, possono svolgere delle attività insieme. No, 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 ma infatti. Hanno anche per la cooperativa, cioè. No, no, sa, però secondo me è capire prima chi fa che cosa, banalmente. Per cui siamo qui, tutta questa mappa delle relazioni fa, non so, 150 persone. Per cui. Partiamo con 150 persone che potrebbero essere interessate a sostenere questo progetto in qualche modo. Calde. Poi nel quartiere abbiamo già le 1000 persone delle famiglie, più 150 che vengono da mappature altre, più abbiamo quelli che vivono nel quartiere, capiamo. Ora, questi 35.000 euro. Allora, abbiamo detto grandi, medi e piccoli donatori. Ok. Diciamo, faccio una stima, 10.000 euro diciamo che li tiriamo fuori dai grandi donatori. Facciamo che 10 dai medi e 15 dai piccoli. Ok, qui vado a vedere chi sono sul mio territorio e questi 10.000 euro cosa potrebbero essere? Facendo la mappatura delle relazioni, magari scopro che sul mio territorio uno che mi può dare tanti soldi mi dà 1.000 euro.
Per cui magari sono 1000 e me ne servono, non so, 5 che me ne danno 1000, arrivo a 5000 e poi gli altri mi danno 500 euro e me ne servono 10. Adesso qua siamo un po' fuori, perché sono troppo pochi. E poi vado a cascata. Esempio, qua ho 2 euro perché facciamo la lotteria, piuttosto che 10 euro. Sto facendo un esempio. Qui i piccoli so che quasi sempre sono persone fisiche. No, dicevamo, qua devo definire chi sono i miei potenziali grandi, medi e piccoli donatori rispetto alla mappatura delle relazioni. Capisco quanto mi potrebbero dare. Adesso ho sparato tipo, c'è gente che mi può dare al massimo 1000 euro, però noi stiamo ragionando di... Dov'è che abita lei? Foggia. A Foggia. Bisogna capire poi nel quartiere che quartiere è, per cui le dimensioni, piuttosto che invece se c'è una realtà industriale o un imprenditore o un possibile grande donatore, un Rotary che potenzialmente, perché la mappatura delle relazioni fatta bene, che io dovrei sapere, se fossi un po' tempo e fossi un po' un preside astuto, come fanno un po' all'americana, sapere chi sono le 1000 famiglie che vivono da me. Per cui va benissimo per AI, Cassa Integrati, chi ha problemi, chi fa la casalinga, chi fa la signora delle pulizie, chi è un bar, ma c'è un avvocato, ci sono dei professionisti, c'è gente che ha dei negozi. Lo so, questa qui è la mappatura delle relazioni. Perché? Perché io li posso ingaggiare su delle cose concrete. E quindi mi serve poi per sapere se queste cifre le sto sparando o se sono anche realistiche. Perché se io banalmente ho... un mix, per cui magari ho anche un medico, ho un professionista, ho un commercialista che ha il figlio lì, che magari 1000 euro tutti lui non me li dà, ma gli dico, ascoltami, perché non fai, capisci con due o tre tuoi clienti, magari mettiamo insieme un'iniziativa, presentiamo il progetto, ti do il materiale, vengo con te, organizzi una roba con due o tre dei tuoi e gli chiediamo 500 euro. Per cui la mappatura delle relazioni, dico queste cose qua, ma non perché dobbiamo andare a storcere il denaro alla gente, ma perché se io so qual è il mio, diciamo, prospect, so anche che tipo di relazione mettere in atto. E non perdo delle opportunità. Assolutamente, yes. Magari guardo lontano quando posso avere... Anche perché magari c'è quello che gli va bene la lettera, magari invece c'è anche chi... è un professionista che insomma gli sarebbe piaciuto che il comitato gli andasse a citofonare a casa e gli parlasse direttamente, però si è offeso perché nessuno gli è venuto in mente di farlo. E te dici, porco Giuda, perché non ci ho pensato prima? Proprio perché lo vediamo domani mattina, chiedo alle persone delle cose differenti. È un po' la storiella del domatore di leoni, che tu vedi il leone che ruggisce, alza la zampa, quello che salta nel fuoco è quello che fa il doppio salto mortale, no? E quindi tu vedi lo spettacolo e dice al domatore, fantastico, come fai? E lui dice, perché al leone che ruggisce lo faccio ruggire, a quello che sta a saltare nel fuoco lo faccio saltare nel fuoco, a quello che sa fare la doppia piruetta gli faccio fare la doppia piruetta. Cioè non chiedo al leone che sa ruggire di saltare nel fuoco. Però è perché lui conosce i suoi leoni, per cui è faccio fare ad ognuno quello che è in grado di fare. La stessa cosa, però vuol dire che io prima studio e analizzo i miei potenziali donatori, perché poi quando vado lì a fargli una proposta è perché più o meno li ho già scremati o li ho già schedati, tra virgolette. Questo è tanto del lavoro, quello che io chiamo fare Sherlock Holmes, perché altrimenti ci provo, ma rischio di chiedere a tutti la stessa cosa e di buttar via delle opportunità. E a volte di creare anche degli incidenti di percorso relazionali, perché magari c'è quello che poi si offende, salva domani. Mentre invece quando voi andrete a creare un database dei donatori o dei prospect di donatori, a me interessa anche avere uno spazio per le annotazioni, per cui è molto generoso ma è anche molto permaloso. Per cui bisogna andarci e fargli complimenti sull'arredo dell'ufficio, perché me l'ha detto sua cognata. Per cui la prima roba che faccio quando entro, ma che bei mobili che ha, ma è un fontana quella lampada, cioè, a me è capitato di fare, ok? Però o ho delle chiavi di lettura, ho una serie di informazioni che molto spesso mi vengono date ma che io non ho mai messo nelle caselline giuste. Prego, sì? Allora, se su uno
realtà, due associazioni, in questo caso due cooperative, che vogliono, per coincidenza, quello che vuole fare, raccolta fondi nello stesso periodo, hanno lo stesso bacino di utenza, stesse persone a cui contattare, come ci si comporta? No. Sì, anche secondo me. C'è un'integrazione. Allora, qua dipende, cioè da dinamica a dinamica. Allora, se sono, parlavamo a pranzo oggi con Fabio. Allora, se sono simili e si riesce ad andare d'accordo, ok, da un punto di vista relazione, siamo diversi, abbiamo obiettivi diversi, finalità diverse, modi diversi, però non è che quando ci vediamo ci cacciamo le dita negli occhi, per cui potremmo anche ipotizzare di fare delle cose insieme. Si vede come dare una veste ad uno stesso progetto e poi ognuno ne fa un pezzettino, per cui uniamo le forze. Altrimenti, se sono realtà diverse, con progetti diversi, vabbè, non è che tu dici io non lo faccio perché lo fa l'altro, lo fai e poi dopo potrebbe essere che qualcuno dona ad una e qualcuno dona a un'altra perché è più simile, perché gli piace di più il progetto, perché è più simile al suo sistema valoriale. Faccio più fatica a trovare poi da chi andare, ti parlo dei piccoli, cioè dei piccoli donatori, più difficile, se il territorio è lo stesso. Però da un punto di vista, cioè il marketing mi direbbe perché devo farlo nello stesso periodo? Cioè, è un po' come dire faccio queste iniziative, questi appuntamenti, ho deciso che la faccio tutti i sabati, peccato che gioca anche la nazionale, i mondiali di calcio, però io ho deciso che devono essere questi sabati e poi mi stupisco che non viene nessuno. Allora, chi organizza gli eventi sa prima tutti i santi, i miracoli, gli eventi, le iniziative sportive e pianifica in funzione che quelle sere lì siano libere da tutte queste cose. Cioè, oltre a fare la mappatura delle persone, dei donatori, anche degli eventi, assolutamente sì. Assolutamente sì, ma l'avevamo detto anche prima, uno, o per essere ospitato, oppure capire, questo vuol dire analizzare il mio mercato. Cioè, nel marketing, che non è una brutta cosa del profit, ma è un altro metodo di pianificazione, uno dei primi asset, uno dei primi aspetti, è che è il marketing strategico, che è molto simile alle cose che abbiamo visto noi sul fundraising, solo che nella differenza di là, vabbè, non ci addentriamo, però nell'analisi strategica del marketing ho l'analisi interna dell'organizzazione, che risponde un po' alla parte della SWOT che abbiamo visto, per cui quali sono le mie peculiarità che mi rendono diverso dagli altri e su cui io devo un attimo enfatizzare anche la mia comunicazione, e dall'altro lato vado ad analizzare chi sono i miei competitor. Qual è il mondo in cui io sono inserito, che è fatto di competitor, di altri che fanno delle cose simili a me, sia che siano altre cooperative sociali, SRL, associazioni, però chi occupa quello spazio? E dopo vado a definire qual è il mio posizionamento nel mercato, si dice. Okay, perché da quello che sono io e faccio io le mie caratteristiche, a quello che fanno gli altri, le caratteristiche degli altri, vedo come mi posiziono. Cioè sono uno dei tanti, questa roba la faccio solo io e la faccio benissimo io, su questa roba invece ci battono gli altri, piuttosto che scoprire che c'è una nicchia di mercato che è scoperta di servizi e quindi siccome io ho le competenze mi ci butto dentro. Dopo poi andrò a fare la pianificazione operativa del marketing, che è le 4P più 1, cioè andrò a definire il prodotto o il servizio, a quale prezzo, come lo distribuisco, non tanto in una logica di trasporti, di logistica, ma di ho uno spazio fisico dove lo erogo, la comunicazione e poi le persone, cioè chi sono le persone che, banalizzando, le signorine di Calzedonia devono sorridere per contratto. No, perché sono tutte simpatiche, poi sono tutte simpatiche, ma per contratto loro devono essere gentili col cliente. Se io vado in macelleria e il macellaio ha il camice sporco di sangue, non mi preoccupo. Se vado in farmacia e il farmacista ha il camice sporco di sangue, penso che abbia fatto fuori la moglie. Quante volte vi è capitato di andare in un negozio, in un market e la cassiera è scorbutica e dite non ci vengo mai più e se potete parlate malissimo di quel negozio? Se vado in un hotel Hilton, io non conoscerò mai il signor Hilton o la Paris e sua sorella,
ma la percezione che ho è dell'usciere che sta lì, per cui le persone sono una chiave fondamentale in tutto il processo. Per cui, tornando a noi, devo fare un certo tipo di analisi. Poi io, magari, sfiga vuole che siamo tutte e due fuori con un progetto simile nello stesso periodo, nello stesso quartiere. Ce la giochiamo. Vabbè, ce la giochiamo. Altrimenti, sto... Sì, in questo momento... l'ora è tarda, questo microfono... So che in questo momento sono attivi loro con una campagna così, analizzo un po' i miei competitor e magari io la faccio partire in un altro momento. Poi è anche vero che le possibilità sono anche ampie, per cui io potrei avere anche veramente dei donatori che scelgono, sostengo uno, sostengo l'altro. Poi ci sono anche delle dinamiche di opportunità, potremmo anche unire le forze, facciamo una comunicazione unica, che siamo insieme, due realtà del territorio che si spendono per gli altri, il senso di comunità, e uno può sostenere questo progetto o l'altro progetto. Poi, molto più semplice lineare a raccontare che poi a farla nei fatti, nella realtà. Però sicuramente sono tutte delle valutazioni da fare, un po' come la battuta di prima è anche noi il banchetto sotto Natale insieme agli altri o lo facciamo in un altro momento così siamo visibili? Magari uno mi dice no perché... preferisco essere lì insieme agli altri perché così comunico un aspetto, piuttosto che uno mi dice no, preferisco non sotto le feste perché non me ne frega niente, che sono tutti più buoni e più generosi, ma hanno anche tutti più fretta di fare i regali, di fare la spesa, e preferisco essere da solo magari a febbraio, in una giornata freddissima in cui sono tutti lì, però vedono solo me. Qui poi è ragionare cosa propongo. Okay. Per cui a qualcuno vado con la mappa piuttosto che faccio una proposta di con 1000 euro sostieni, ci aiuti ad acquistare lo scivolo rigorosamente, siccome siamo un gruppo di genitori attenti alla salute dei nostri figli, giochi rigorosamente il legno con pittura colorata non nociva e che l'attenzione all'ambiente, per cui metto in piedi tutta la filiera. Perché altrimenti scivolo di plastica fatto in Cina dai bambini cinesi con colori tossici, per cui alla prima scivolata i bambini si mettono le dita in bocca, tutti ricoverati in ospedale per amici cinesi. Ciao, è una battuta. Ok, cosa propongo? E quindi il metro quadrato contribuisce ad acquistare gli scivoli, aiutaci a realizzare un mondo migliore in cui i bambini abbiano uno spazio. Questo vale X mila euro. Piuttosto che donaci un'ora di tempo, piuttosto che aiutaci ad acquistare un ulivo, piuttosto che una pianta che fa erba, piuttosto che siccome siamo dei genitori creativi facciamo anche uno spazio in cui con i bambinetti facciamo ortoterapia, per cui a costruire una serra o un orto che sia perenne tutto l'anno, di quelle in legno, in cui poi compriamo le sementi e realizziamo la qualunque, però devo fare a pezzi il progetto. Poi cosa propongo? E poi l'altra colonna è il come. Allora, voi adesso avete organizzato una giornata di raccolta fondi. Cosa fate? Piuttosto che facciamo? Posso essere, faccio dei colloqui, quindi il cosiddetto face to face. Scrivo delle lettere, perché abbiamo detto che posso scrivere le lettere. Faccio degli eventi. Ma eventi cosa? Faccio uno spettacolo... Faccio la cena di quartiere. Ci sono i bambini, il genitore è più facile che si porti un po' di metà di giochi. Cioè qua faccio. Per cui è per far conoscere poi gli eventi. Ricordatevi sempre. PR o fundraising, cioè pubbliche relazioni per far conoscere l'iniziativa e quindi sensibilizzare il quartiere e il territorio, un evento per raccogliere dei soldi. Sono due cose diverse. Ah, anch'io farei la prima, però... Perché se non c'è... Sì,
Sì, anche io farei la prima. Poi, apriamo la pagina su Facebook, facciamo le donazioni online, il comitato, cioè, nel senso, il come poi è come chiamo all'azione, la cosiddetta call to action, cioè come li sollecito. Quindi sono partita dal progetto, splittare il progetto nelle sue parti tecniche e quantitative e qualitative. Devo andare ad individuare chi siamo noi che proponiamo il progetto e quindi quali sono i nostri asset portanti, definisco l'obiettivo, faccio tutta la mappatura delle relazioni attuali e potenziali e cerco di splittare tabella dei range, cosa voglio chiedere a chi, per cui vado dai 2.000 euro massimi e 2 euro e quindi 2 euro cosa sono? La piantina, facciamo il mercatino dei fiori? Sto inventando, ma mercatino dei fiori domani mi metterò una maglietta più spessa perché così mercatino dei fiori magari vado ad in una serra e mi faccio regalare delle piantine e allora poi dopo le rivendo. Sto molto banalizzando, bisogna andarci dentro, fiscalità, non fiscalità, ricevuta, non ricevuta, però giusto per lanciare degli input. Quindi cosa propongo, a chi lo propongo e come ci vado. Questo è un po' il processo. Cioè, vi ho detto una marea di robe oggi. Esattamente, i bonifici. Però se imbroccate due o tre di queste cose, secondo me, se vi dicono di no è perché o non condividono, perché non ce li hanno lì sul momento, però se voi avete anche la richiesta di donare un'ora. Non so se avete sentito, però c'è questo progetto molto bello e interessante del CSV di Modena, che ha creato questo mercato, questo market solidale che si chiama Portobello, in cui insieme ai servizi sociali del comune di Modena danno dei voucher a chi non può fare la spesa e allora possono andare lì a fare la spesa, ma in cambio danno delle ore di lavoro per la comunità. Cioè non ti do il voucher perché te poverino non c'hai soldi per fare la spesa e ti faccio sentire ancora di più una merdaccia. Logica caritatevole. Logica caritatevole è che io ti lascio in una situazione di bisogno e anzi lo rimarco. E non ti permetto mai di reciprocare, ma te sei sempre lì e io sono qui. Logica filantropica del fundraising è che io ti insegno a, oppure ti do un posto, per cui tu fai delle cose e reciprochi. Cioè se tu dai, ti faccio fare la spesa lì perché hai un voucher, tu mi dai delle ore che aiuti altre persone, sei a servizio della comunità, tu stai reciprocando. No, ma poi ti senti utile e rientri nel circuito e metti a valore i 20, 50, 100 euro della spesa che hai fatto, perché valgono molto di più da un punto di vista tuo personale, che magari sei in un periodo un po' brutto della tua vita e quindi ti senti utile, dagli altri che ti vedono utile, dal fatto che socializzi, dal fatto che esci di casa, dal fatto che... Perché nel fundraising la logica e anche, diciamo, nel mondo filantropico è la reciprocità. Che è un po' diverso. Sì, ma è un po' diverso dalla dinamica invece caritatevole, per cui non so, benissime, bravissime donne, pie donne, le dame di carità, però andavano, davano i doni, poi loro tornavano a casa loro, questi là rimanevano lì, tanti saluti e baci, per cui povero, povero e sfigato, sfigato, stavi lì e una volta a settimana venivo e ti battezzavo e facevo la generosa, mi lavavo la coscienza e basta. Ma è la logica di ti regalo il pane o ti regalo il pesce e ti insegno a pescare a fare il pane. Un po' diverso. Per questo che dico tenere dentro tutti, che è la fatica più grande, ma in primis è una fatica di pensare come tenere dentro tutti, prima di uscire però. Poi dopo l'incidente di percorso e l'imprevisto ce l'ho sempre, però prevedere che la logica è di creare una dinamica fiduciaria di reciprocità allargata. Bene, questi fogli verranno custoditi gelosamente, non mi dica se li può portare con lei, le dico di no, ma se li vuole se li porti a casa, sono un po' incomprensibili, ma... Ok, che ora abbiamo fatto? Grazie intanto, possiamo spegnere questa cosa.